Eccoci, eccoci, buongiorno. Questa volta Ciao. buongiorno non è più buonasera, o almeno non lo sarà, diciamo, per un po' di tempo, perché come avevamo anticipato in realtà già la settimana scorsa, ma anche la prima settimana, perché noi andavamo avanti nel futuro e quindi sempre più pronti per sapere dove dovevamo arrivare, siccome ci sono i mondiali e i mondiali li stanno giocando di pomeriggio, anche oggi mi raccomando, a partire dalle 13. Con le prime serie, con le prime best of 5 che vedremo per quanto riguarda i play-in, Studio League si trasferisce allora al mattino. Quindi oggi e per le prossime settimane, per tutta la durata in cui ci saranno i Worlds sostanzialmente, noi saremo di mattina per una sorta di special edition, praticamente Studio League Worlds Edition, perché ok, parliamo di League of Legends, del competitivo, le novità, ci sono due draghi in più, ad esempio, di cui andremo a parlare, ma non solo. Ma soprattutto ovviamente dei mondiali, perché questo è il mese dei mondiali. Noi, se noi parliamo di League of Legends, non possiamo esimerci ovviamente dal parlare di League of Legends. Per cui vi do il benvenuto a questa prima puntata di Studio League Worlds Edition. Ovviamente ci sono io, Francesco del Gioco Lombardo, ma ci saranno anche i miei due consueti accompagnatori. Abbiamo anche un ospite che in realtà in questo momento è in macchina in viaggio e non ci risponde, ma noi confidiamo e speriamo ovviamente che per le 11:30 sia qui con noi. Prima di iniziare, ovviamente, tutto quanto, come sempre, saluti istituzionali e poi presentazione di anche il carissimo Re Vilvege, che ovviamente tra un po' verrà presentato. Come sempre, appunto, saluti istituzionali. Buongiorno, Ah, è già qui, è in campo, buongiorno. addio, attenzione! No, però l'ho messo a tradimento! Incredibile. Sì, Non bello, è mai allora, successo. no, allora ti presento io, scusami. Allora, a sto punto ti presento io. Ciao, Vai, vai. Re Vilvege! Buongiorno, Buonasera! Dolgevo, Non è buongiorno. vero. Buonasera, va bene. Abituato, vedi qual è il Quella è problema. l'abitudine, quella è l'abitudine. Però, tra... Buongiorno, buongiorno. Però, Re Vilvege, una domanda. No, tu sei di quelli che prima di mezzogiorno è buongiorno e dopo mezzogiorno è già buonasera, anche se sono le 12:30? Dopo l'una, buonasera. Dopo l'una, quindi tu vai Sì, non sì, sì, sì. col buon... Ok, Dipende quindi... da che ora pranzi. Dopo che pranzi per te, e quindi E diciamo. buonasera. Dopo il Sì, pranzo, cioè il pranzo non è in sì, questione delle 12 come orario, è questione del pranzo. Quindi se uno pranza alle 18 di sera, fino alle 18 è Bravo, bravo. Si buongiorno. merita la gogna. Se E poi. uno pranza alle 10 di mattina, giustamente invece è un'altra cosa. Perfetto, Mi bravo, sembra bravissimo. giustissimo. Ce la cosa. Perfetto. Detto ciò, ok, in realtà meno male che hanno messo te, ho appena scoperto che hanno messo te appositamente perché era morto qualcuno, Ah, figurativamente, beh, era il ovviamente. gioco. Era il gioco, Sì, no, era il non era il gioco. gioco. No, ma adesso dovrebbe esserci, dovremmo esserci soprattutto, finalmente, per i saluti, come sempre, istituzioni, per quel, quasi che una poesia, quella che lui racconta, eccolo qua, il nostro Andrea Quanto è Vischio bello. Puzzao, che, a cui, ovviamente, do subito la La linea. filastrocca dei saluti. Ciao, buongiorno a tutti. Mutato! Allora, noi non ti Buongiorno. sentiamo però, non so se gli altri in streaming ti sentono, noi sicuro non ti sentiamo. No. Non E male. adesso? E adesso sì, e adesso Benissimo. sì. Allora, Stavolta per la prima rifacciamo. volta l'ho risolto io il problema. Per la prima volta. Grande! Possiamo ricominciare la mattina? Allora, Torniamo ricominciamo, insieme. riavviamo. Allora. Presentazione. Parola ad Andrea per la presentazione definitiva di questa puntata. Vai, Andrea, tutto tuo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata dell'edizione Buongiorno. speciale Worlds Edition di Studio League. Grazie Doggiamo per le belle parole che hai speso per me, perché sono sicuro che tu abbia speso belle parole, anche se non le ho sentite. E grazie a tutti per essere qui con noi. Allora, questo è un nuovo, non è un nuovo format, è una nuova edizione di Studio League che andrà avanti fino alla fine dei mondiali, perché giustamente tutti ce li vogliamo vedere, noi in primis. Quindi facciamo la trasmissione, poi quando finiscono, possono finire nell'esatto istante in cui iniziano le partite del mondiale. Dunque, io volevo ringraziare i miei compagni di viaggio per essere qui con me, Francesco Deggiamo Lombardo, Emanuele Revilvege di Vella, e volevo ringraziare Mattia dalla regia, che tutto vede e tutto tocca, Nicolò Masini, il general, che ha un bel mix concentrato d'ansia di quelli che proprio è in grado di risolvere ogni cosa, e l'ha fatto, come potrete ben vedere. Se mi sentite e mi vedete, vuol dire che l'ha fatto. Sono
se non mi sentite, no. E Giulio Gezzi, il direttore di atletanews.sport. Inoltre volevo anche rinnovare il ringraziamento a Raf, che è rimasto molto contento, visto che la settimana scorsa non ci sono stati highlights da tagliare, questa settimana è rimasto molto felice di doverne tagliare di nuovi. Grazie Raf. Grande, grande. Mi sembra giusto. Tra l'altro, non so se ti ricordi, ma io una volta sono stato con lui e ci siamo persi per trovare la macchina. Bellissimo. E queste sono avventure in quel di Roma, forza, niente di strano, niente forza, di anormale. Esatto. Allora, signori, da cosa iniziamo, Mastro Deugemo? Da cosa iniziamo? Iniziamo dai mondiali, ma non dai play-in. Perché dai mondiali, in realtà, dei mondiali parleremo un po' più approfonditamente anche col nostro ospite che sta per arrivare dove deve arrivare, che quindi sarà possibile poi presenziare per dove deve essere presente, però possiamo anticipare da questa volta l'anticipa. Stiamo aspettando Giovannetti, grande esperto di PCS, che se l'è vista brutta in realtà in questi primi 2-3 giorni di play-in. In realtà ieri è andata un pochino meglio, ma hanno rischiato di essere eliminati praticamente da subito il secondo seed della PCS, ovvero i Beyond Gaming. Ma prima di addentrarci nel mondiale, nello competitivo vero e proprio, c'è in realtà una cosa da cui non possiamo veramente prescindere prima di iniziare a parlare di Worlds, nella Worlds Edition, ovvero fare la tier list delle canzoni dei mondiali. Perché chi se ne frega di Showmaker contro Doimb? Chi se ne frega di Perks e dei Cloud9 che trovano praticamente una qualificazione già fatta e pronta? Chi se ne frega dei giapponesi che per la prima volta nella storia arrivano alla fase a gruppi del main event, sorprendendo ogni possibile aspettativa? Noi facciamo la tier list della World Song. È perché chiaro, sì, ed è benvenuti. Secondo me i giapponesi faranno un anime come Capitan Tsubasa, dove vinceranno i mondiali di LOL invece che del calcio. Mo non esageriamo, è l'unica speranza che hanno è quella. Tutto, no? Va bene tutto, ma non esageriamo. Perché sicuramente. Sì, stavo dicendo, benvenuti in un nuovo ennesimo streaming in cui vi diciamo che Warriors è la canzone più bella e l'ultima è brutta. Finito! Visto che mi triggerare la prima mattina per dire. Beh, dipende anche da chi sei andato anche qua. Warriors, no. Ma noi lo andiamo a vedere. Allora andiamo a vedere, certo. No, ma io dico subito una cosa. Allora, Warriors probabilmente non è la canzone più bella. Ok. Ma però, cioè, per me sì, ma perché è un ricordo emozionale. Cioè, mi trasferisce perché è stata la prima vera canzone. Cioè, è stato il primo momento, quella prima canzone in cui non solo un gruppo musicale famoso, si ritrovava su League of Legends, nell'esports in generale, e uno diceva: oh mio Dio, com'è possibile? Anche se l'anno prima, alla cerimonia, c'era stato ad esempio il tastierista o il batterista dei Limp Bizkit, me lo ricordo, però non nella World Song, era nella cerimonia di apertura della finale dell'anno prima. E sto giro invece, quell'anno arrivano gli Imagine Dragons, e comunque avevano fatto 2-3 singoli molto importanti, famosi in tutto il mondo. Improvvisamente arrivano su League of Legends, ma nell'esports in generale arriva un gruppo di questo calibro, e poi è anche il testo che dice tanto, perché secondo me è la canzone che getta proprio le basi dell'esports, anche quello che racconta: noi siamo nati dalla polvere, siamo nati dalle nostre camerette in cui abbiamo giocato per tanto tempo, ora siamo qui, stiamo costruendo. Cioè, il significato di quello che era una costruzione del sistema esports, ovviamente non solo di League of Legends, in quel caso di LoL, ma in generale di League of Legends. Quindi e c'è tutto un significato dietro. Cioè, io posso dire che a livello musicale può anche non essere la migliore, non sono un esperto talmente importante di musica da poter dire una cosa del genere, però a livello emozionale, per quello che secondo me rappresenta per League of Legends, è
la migliore che sia mai stata fatta. Poi possiamo parlare di tutto quello che volete, la musica, il ritmo, l'inserimento delle parole, il testo, però veramente pazzesco. Ah, Revil, rispondi, lo so che vuoi rispondere, rispondi. vai. Dico, ma con questa cosa che ti ha detto, con questa poesia che ti ha recitato su tutto quanto, come fai a dire diversamente? Allora, ovviamente allora, sono d'accordo. Ah, ecco. Si fa essere d'accordo con Master di Eugemo. Assolutamente. Innanzitutto ricordo i primi anni dove dovevo spiegare che la canzone fu fatta per League of Legends. È fatta per un videogioco, sì. E questo qua mi importava. Come se mi importasse un po' di. No? E poi interrompo, scusa al volo, giuro che poi mi sto zitto. Prego. No, poi sto zitto. Ma fatta per un videogioco. E poi mi è capitato negli anni successivi di vederla utilizzata per altro. Non mi ricordo una volta in particolare, perché mi rimase in mente, ma poi l'ho vista, cioè quando ci sono servizi di qualche tipo, anche se non c'entrano i videogiochi, però gliela buttano dentro. Io mi ricordo in particolare qualche anno fa, stavo aspettando l'inizio del Gran Premio di Formula 1, e allora su Sky, ovviamente, cosa se faccio pubblicità, ma su Sky fanno la presentazione, ed è proprio i minuti, proprio i primissimi minuti prima della partenza, e c'è il tizio che urla facendo tutto il discorso fenomenale, pazzesco, sulle macchine che correranno, del tipo oggi si decide, bla 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 bla, no, su queste cose, discorsi motivazionali, in sottofondo che c'era la musica degli Imagine Dragons con Warriors, e ho detto, porca miseria, sdoganata comunque. E ti dirò la verità, ma sdoganata. Io l'ho vista questa cosa su Sky con gli highlights della serie A con Legends Never Die. E dite un'altra volta Sky, con Legends Never Die. Quindi là vanno a mischiare addirittura tutto, bellissimo. Però è bello così. Certo che è bello così, è per questo che le fanno. Ed è per questo che non lo hanno ancora fatto negli ultimi 2 anni, ma... No, dai, perché? Comunque, negli ultimi 2 anni. Per quanto possa essere bella la canzone, Legends Never Die è pur sempre Legends Never Die. So. Cioè, per me quella canzone è la figura League of Legends al 100%. È la perfezione, l'apice. Ed è una bella lotta perché per me, per esempio, allora, Legends Never Die è stato il primo mondiale. Arrivi tardi. Arrivo tardi. Beh, ognuno la prima volta la sua età. C'è un'età precisa. Giusto. Però, e allora vogliamo andare a metterle in colonna. Sì, io un attimo solo devo sentire. Di gusti sessuali, rischio comunque. Colonna, hai sentito? Vabbè, andiamo avanti. Avevo si vede che Revuge è la classica morning person. Proprio quello di prima mattina. Allora, no, facciamo questa cosa. Dobbiamo dire quest'altra cosa. No, facciamo. Diciamo. Dove le prendi queste forze? Dimmi. In realtà la mattina sto tranquillo per i fatti miei come sempre. È solo che quando sto in live, sto con gli amici, mi piace, quindi mi emoziono. Amico chi? Scusami. Mattia. Ah, ma pareva. Cioè, amici, chi è? Oh. Almeno frequentati. Detto di essere amici. No, ma non Deogemo è Master Deogemo. Ecco, mi pareva, Oh, c'è un drago in... Tra l'altro c'è un drago arrivato in chat. Uno solo, drago. Mentre su League of Legends ne arriveranno 2. Ma questo ne parliamo dopo. Ma ne parliamo dopo. Oggi ti casto, drago, giusto? Rischio, ho detto una cafonata. No, non hai detto una cafonata, ma ne parliamo dopo, come va, non ti preoccupare. Dipende come va la giornata, se ti licenziano prima. Ma a parte questo, ovviamente andiamo avanti per appunto mettere in linea queste canzoni. Qui facciamo la tier list, facciamo la tier list delle song. Allora, non lo vedete. Non lo so, da chi vogliamo iniziare? Cioè, come facciamo? Come vogliamo... Ma guarda, come vedi, qui sono messe... Andrea, seguo te. Ah, sono prima. Messe in ordine cronologico. Ok. Mm-hmm. Abbiamo 4 posizioni da occupare. Ok. E di queste 4 posizioni abbiamo 8 canzoni. Quindi iniziamo. Quindi facciamo 2-2. Ma possiamo anche fare 3-1. Possiamo fare un po' come ci pare, non è che... Allora, secondo per me, tra queste, la peggiore, non so, ma per me è Ignite. Per te è Ignite. Cioè, bella. Tutum.
il fatto che l'ha fatta Zed, tutum tutum tutum. Ma è più bello il video. Cioè, è più bello il video, perché hanno rappresentato con il con quello che insomma si fanno vedere. Ho capito. Hanno rappresentato azioni di gioco rimaste nella storia. Quindi il video secondo me è tra i migliori. La canzone però non è che mi emozioni tanto in sé. Parlando quindi andiamo ad esclusione di Eugimo. Non lo so, non lo so. No, lui vuole mettere Ignite in tier C. Che poi sì, non era io sono d'accordo. Io sono d'accordo. Tu sei d'accordo? Attenzione, siamo d'accordo su una cosa. E allora ragazzi, io non posso votare diversamente. Cioè, due contro uno. Due contro uno. E c'è la maggioranza. Per me non è tier C. Chiaramente per me Ignite non è tier C. Cioè, a me la canzone piace, orecchiabile, il ritmo che rimane. Il video è molto bello, quindi non la metterei tier C perché c'è di peggio, quantomeno. Rischio, introduci la prossima. Vai, avanti. Qual è il che più cosa peggio c'è di peggio secondo me? Takeover. Quella dell'anno scorso, Takeover. Nessuno se la ricorda, nessuno l'ha canticchiata. Il video era completamente anonimo. C'era un Faker che non veniva ai mondiali da due anni. Cioè, era inutile come canzone. Cioè, per me proprio non me la ricorderò posso mai. Posso essere sufficientemente d'accordo. Sì. Anche perché quell'anno, adesso correggetemi se sbaglio, è l'anno in cui è uscita la canzone nuova delle KDA. L'anno scorso. Sì, in effetti, ma infatti secondo me tutto l'album, tra l'altro. L'album nuovo, con la presentazione di Seraphim. Secondo me esatto, tra l'altro è proprio questo, secondo me non è stato il massimo, non da parte di Retto, perché Retto ha fatto un ottimo lavoro, nel senso credo che immancabilmente la canzone dei mondiali l'anno scorso è stata un po' oscurata da quello certo. Che è stato appunto KDA, la nuova canzone, l'album nuovo, il nuovo campione associato alle KDA, quindi come abbiamo detto prima Seraphim. C'è tutto un discorso che va lì a crearsi, per cui ovviamente Takeover forse avrebbe valso qualcosa di più, valeva qualcosa di più, ma è stata totalmente oscurata da questo, da tutto il resto che è spuntato. Seraphim, che ovviamente ricordiamo, comunque ha avuto il suo percorso di creazione, perché Seraphim ha avuto il suo finto profilo creato a maggio. Esatto. È stato un hype bellissimo. Crescendum. Esatto. Bellissimo. Anche se la loro l'hanno fatta come hanno creato la lore degli evocatori. Esatto, di merda. La lore dei cantanti. Ma no, ma degli Hextech fatta male con Seraphim. Comunque è inutile dire che le KDA ha tutte S, devo mettere le canzoni. Ah sì, no, se dobbiamo fare l'album, cioè parlare no, delle KDA, vabbè, quello poi non finiamo più. Ma quello è un'altra cosa, se no ci perdiamo. Però effettivamente, come dice Andrea, io le canzoni delle KDA me le ricordo tutte. Takeover, no. Faccio un po' fatica a partire a cantarla. Perché in quel periodo comunque tutti cantavamo, tutti ci ascoltavamo per 8 ore di fila le canzoni delle KDA, e Takeover ogni tanto spuntava, ma molto molto così. Ecco. Concordo. No, mi hai convinto, Andrea. Quindi Takeover tier C. Sì. Quindi le due più brutte le abbiamo trovate. Le due più brutte esatto. No, possiamo metterci in un'altra, non che ti preoccupare. Ah, tu vorresti mettere quella di quest'anno? No, io no. No. Quale vorresti mettere in tier C? No, io, per me la tier C va bene così. Io ci avrei messo anche solo Takeover, se per questo. Ok, ah, ok. Quella di quest'anno io la metto un po' più su perché il video è troppo bello. E comunque la canzone, se la senti una quindicina di volte, rimane. Sì. Il video esatto. È bello perché hai visto Reckless almeno una volta in questi mondiali? No! No, cattivo! Vabbè, è cattivo per me. Non è più nei Fanatic, voglio dire. Quando stava ai Fanatic lo vedevo ai mondiali, mica. Comunque, bomba. Ho saputo il 99% Reckless Nord America. Mi fermo qua, andiamo avanti, proseguiamo, perché non posso dire altro. Non puoi dire altro addirittura. Non posso dire altro, no. Saprei anche il team, ma e poi glielo chiediamo. Poi glielo chiediamo. Ma 99%. Come devi dire? Tu mi devi dire, dove li prendi queste informazioni? Io ce le conto. Del Black Red
ditte deve trovare, non capito. Anche. Vabbè, ma comunque andiamo avanti. Era così una bomba lì buttata, una bombetta. Bomba di mercato. Rimanete con noi fino all'ultimo. Rimanete con noi fino all'ultimo perché l'ultima frase. Maledizione. L'ultima frase che dirà Deugemo sarà esattamente il nuovo team di Reckless. La nasconderà tra le parole. Forse. È uno. Vado a prendere io perché io sono più vicino a lui. Io in realtà tifo per l'1% rimanente, però. Immaginavo. Come andrà a finire? Reckless Cloud 9? No. Allora, andiamo avanti. Andiamo sulla B. Non dirò nulla. Andiamo avanti. Lele, tocca a te votare la canzone. Andiamo avanti. Ma io già l'ho detto. Saliamo di ranking. Mattia, mi faccia vedere la tier list, signor Mattia. Ok, ora la vediamo. Allora, io metterei subito Rise TRS. Lista, subito. Vai, mettila. Dai. TRS? Rise, sì. A memoria. E no? Francesco non è d'accordo. A memoria, sì. Allora, Deugemo, se l'hai ascoltata almeno 115 volte, la mettiamo TRS. Se mi dici, no, Revil, l'ho ascoltata solo 75, la mettiamo A. Avanti. No, penso di averla ascoltata più o meno 200 volte. E allora? Per me è TRS in assoluto, non è che c'è poco di meglio, vabbè. Di Rise. No, ci sta. No, è il cuore che parla da solo. Se l'hai ascoltato 200 volte, il cuore parla da solo. Avanti, tocca a Deugemo di nuovo. Io metterei a questo punto. Io Worlds Collide, che mi piace molto, ma la metterei in tier B. E io sono completamente d'accordo. Ragazzi, comunque, non so se avete notato chi sta sopra di noi. No, a parte Dio, sulla sala d'attesa. Cioè, è arrivato? È arrivato? È arrivato, perfetto. Finiamo. Tanto stiamo finendo 2 minuti, così lo andiamo a prendere. E la cosa divertente è che probabilmente lui mi ha anche scritto, mi ha anche risposto, ma io ho questo schermo a schermo intero e non ho notifiche. Ha scritto a me, non ti preoccupare. Gli ho detto ok, non ti preoccupare. Stiamo arrivando. Allora, quindi abbiamo Worlds Collide in B. Revil Vege, sei d'accordo pure tu? Sì, silenzio ha senso. Va bene, dai. Mettiamolo là, dai. Avanti. È come quando ti mettono il formaggio assai sulla pasta al sugo. Metti là, va bene. Metti di più, va bene, dai. Va bene. E adesso io stuzzicherò il vostro interesse con Phoenix, sì. Perché Phoenix è stata anche abbastanza blastata come canzone, non piace. E invece... Per me Phoenix va dritta in tier A. Perché nello stesso anno non ho vinto i Fanpacks Phoenix. Anche quella è stata una gufata meravigliosa comunque. Fly Phoenix Fly. Eccolo. Yes, cioè nel senso siamo comunque lì. Va bene A, potrebbe stare addirittura in S, ma comunque siamo lì. Certo. Potrebbe essere in S. A me va bene A. Manca Phoenix, manca. È bellissima, ma manca il pezzetto. Io l'ho pure ascoltata dal vivo alla finale dei mondiali 2019 a Parigi, quindi c'è anche qualcosa in più in me, appunto, anche dal livello emozionale. Però capisco che va bene anche no. Perché manca l'epicità. Esatto, bravo. Manca esattamente quello. Manca come quello che manca a quella di quest'anno. Esatto. Perché quella di quest'anno è carina, ascoltabilissima, più l'ascolti più ti piace, però un po' piatta. Oh, votiamo quella di quest'anno, John. Quella di quest'anno per me va in B. Per me è B. Sì. Sai perché? Perché hanno fatto il compitino. Hanno detto, allora, mettiamo i droppettini, in una frase a caso ci mettiamo Legend e buttiamola là. Così hanno fatto, secondo me. Secondo me hanno fatto così, sì. Può essere anche questa. Sai, è anche più difficile fare le cose perché Covid, non Covid. Il video è iniziato a febbraio praticamente, quindi devi mettere un po' quello, cioè l'abbiamo detto anche settimana scorsa, non è tanto perché questa non, secondo me non è una canzone che va bene per un mondiale, questa è una canzone che va stra benissimo
per raccontare la storia di League of Legends competitiva. La storia come Phoenix. È un po' come Phoenix, sì, sì. Vabbè, ci può stare. Cioè, sì, no, allora, in più io toglierei un altro punto perché Orianna non tira i pugni ai cazzotti. È vero anche quello. E neanche Jhin, ma questo è un altro discorso. E neanche Jhin, diciamolo. Sì, sì, sì. È vero. Allora, poi vabbè. E qua ci scanniamo. Qua ci scagniamo. Warriors va in S per me. Cioè, Warriors va in S, voi, senza dubbio. Voi Legends mettetelo Never dove Die. Volete, ma per me è in S. E adesso Legends Never Die. Legends Never, cioè, Die. Dovresti creare una sopra S. Solo no. Per Legends Never Die. Cioè, proprio sopra addirittura. Dovresti sfondare la parete. Ragazzi, ma ricordiamoci la cantante. Come si chiamava il gruppo? Against the Current. Current. Perfetto, con cui io sono stato in ascensore, tra l'altro, senza accorgermene in realtà. Cioè, ci ho ragionato dopo, saliamo e entriamo in tre in ascensore. Ma guarda questa come è vestita, poi. Oh, porca miseria, ma questa. Ci ho pensato dopo. E tu pensa che io seguivo il gruppo da molto prima che facesse la canzone? Vedi, invece la maggior parte dei gruppi che provo non li conosco, quindi, e li scopro, però mi fa piacere scoprirli. Io sono convinto che se dovessimo ascoltare in questo momento insieme abbracciati Legends Never Die, al drop faremo tutti iniziamo tutti a pogare. Sì, potrebbe essere Legends Never Die, tra l'altro, che è 2017 o 18? 2017, o... certo. 17, ok. O 18. Io immagino comunque che rimarrà impressa per sempre, direi, le cerimonie di apertura, che inizia a urlare Legends Never Die piegando e appare un drago. Praticamente. Quello dà ancora più punteggio alla canzone. Esatto, esatto. E allora la teniamo in interesse. Il patto sarà la cosa più importante in qualsiasi cosa, l'amore. Tra l'altro, se non ricordo male, è anche la cerimonia di apertura. Stiamo trollaggiando pure quel wifi qua. Era anche la cerimonia di apertura, se non ricordo male, del drago. Sì. Bravo! Stadio, prima bravo! Quindi proprio quello è l'elettricità pazzesca. Ho perso la testa, dicevo. Stavo per tirare un pugno allo schermo. Guarda che io quel video lo uso, cioè, un paio di anni fa, poi chiamiamo Giannetti. Un paio di anni fa io ho fatto un percorso di alternanza scuola-lavoro in alcune classi della mia città. In cui portavo anche l'ispo, cioè spiegavo un attimo l'ispo, cioè bello. E io ho fatto vedere, cioè ho portato come esempio proprio il video del drago che spunta e asfalta tutti sostanzialmente. E tra l'altro poi, essendo così bella quella presentazione, io mi aspettavo l'anno successivo il Baron, e invece no, Revil. Sì, volevi. Perché poi dopo il Baron che fai? Metti il drago Chemtech. Per forza. No? Senti, ma noi stiamo un po' cincischiando qui, perché voi avete sentito uno, stiamo laggando anche qui. Avete sentito una voce di sottofondo? Sì, sì. Io mi sa che so perché come vi avevo detto, mi aveva scritto e non sono riuscito a rispondere perché non ho visto. E quindi, se mi stai sentendo in questo momento, e mi auguro che tu mi stia sentendo, ti chiedo scusa. Però ce l'abbiamo, è arrivato. Il nostro ospite è arrivato. Chiedo alla regia conferma. È arrivato, mi fanno di sì. E allora, benvenuto da parte mia, da parte di tutta la redazione, benvenuto tra noi, Giannetti. Non è vero. Non è vero, è tutta una finta. È tutta una finta, perché voi vorrete vedere benissimo. Sono arrivato. Si sente? Ho visto qualcosa tra i suoi capelli a un certo punto e poi sono scomparsi tutto. Lagga un po', esatto. Eccomi. Eccolo. Okay, ma tu vorresti, scusami, ma tu vorresti farmi credere che hai usurpato il mio nome? E di questo io parlerò con la regia fortissimo. Sto scherzando, ovviamente. Allora, io non capisco perché sto laggando anche col wifi di Milano, dello studio. È incredibile. Ma tu vorresti farmi credere che nello studio di BG Esports, dove trasmettono tutti i mondiali, si lagga? Mi stai dicendo che si lagga, che non va bene? Ma io allora, se è il tuo problema, Giannetti, diciamolo. Tra l'altro, io vorrei anche dire che secondo me non so se è andata meglio a me, che sono diventato Giannetti, o è andata meglio a Vischio, che è diventato Revilvege. Questo lo lascerò decidere. Sicuramente è meglio a me, mi dispiace. Dici? Ma sì, ma guardami. Ma
Wait, no, cioè, mo, ma che stai dicendo? Allora, questo è un po', c'è un po' di razzismo in questo. Ma come razzismo? Questo è altissimo campanilismo. Questo è esattamente come quando a Striscia la Notizia hanno imitato i cinesi. Bam! Occhio che qua. Ma io non sto imitando i cinesi, non sto imitando i baresi, sto imitando Revillage, che è proprio diverso. È un discorso a parte, Ok, fermi tutti, che forse Giovanetti si vede. Sono riuscito? Okay. Mi sento? Si sente pure. Si sente. Meno male. E io sono tornato a essere me. L'ho messo in studio, Giovanetti, stavi in stiva. Ora te l'ho messo in studio. Ho cambiato stanza della regia perché di là giustamente stanno lavorando. Quindi sono venuto qua a disturbare di meno dove non c'è nessuno. Però sto col 4G comunque perché il wifi non mi funziona, non ho capito per quale motivo, ma va bene. Ciao Gioandrea, come stai? Tutto bene. Carichi a molla. Carichi, te la sei vista brutta ieri, Tra l'altro vorrei anticipare che, cioè, porca miseria, ogni volta ci sei tu. No, ma facciamo i tie break, no, ma facciamo le best of five che vanno a incredibile. Cioè, ieri eravamo tutti tranquilli, tra l'altro, piccolo dietro le quinte, dovevo andare a prendere Ace Roxas, che è arrivato anche lui, e fortunatamente... Tutti a casa di Etrurian, no, assolutamente. Se dovete fare il caster nella vita, sappiate che prima o poi passerete da casa di Etrurian. Dall'ostello Burresi, come l'abbiamo chiamato in questi giorni, giustamente. E dovevo andare a prendere, dicevo, Ace Roxas, che fortunatamente è stato in ritardo anche lui con l'autobus che veniva direttamente dalla Francia, stava tornando. C'era la ragazza. Esatto. L'appuntamento iniziale alle 5:30, io gli ho scritto alle 4:30 dicendo scusami, mi dispiace, non ce l'aspettavamo. Mi sembra giusto. Senti Giovanetti, visto che sei qua, noi ne approfittiamo, ovviamente ti facciamo anche parlare abbondantemente. Così per scaldare un po' la voce. Sì, va benissimo. No, abbondantemente ma senza urlare, giustamente, perché manteniamo la voce e poi ti serve per altre 8 ore oggi. No, 8, 9, quante sono oggi? Oggi devo fare solo una best of 5. Ovviamente andrà a Game 5, perfetto. Esatto. Buon divertimento, Giovanetti. Esatto. Io già piango pensando che è quella di Beyond Gaming, tra l'altro. Quindi tra l'altro, esatto. Proprio per questo, no, allora partiamo, ovviamente poi... cercheremo di capire meglio cosa aspettarci dalla prima best of five di oggi, poi anche dalla seconda, partendo da quello che è successo ieri, perché abbiamo fatto la storia, cioè LOL ha fatto la storia, primo team giapponese della storia di una lega che probabilmente tra tutte le squadre, il tournament organizer e quant'altro, spende meno di quanto i Cloud9 paghino PERS all'anno. Eppure, per la prima volta nella storia, un team del Giappone approda alla fase a gironi del main event di un mondiale. Sì. E come dice Jankos, sono stati i DFM, i Defeat 5 Millionaires. Esatto. Ieri è stato incredibile, però è veramente qualcosa che... Non voglio dire era prevedibile, perché il primo posto non lo prevedeva nessuno. Però se doveva capitare in un anno, sarebbe capitato in questo e lo sapevano tutti. Questo era un po' il segreto di Pulcinella, diciamo, dei Worlds. Perché è da MSI che c'è la propaganda giapponese, diciamo, sul super team dei mondiali. E quindi l'hype era tanta e hanno ripagato assolutamente. È stata una performance di squadra fantastica da parte di tutti e cinque i giocatori. Abbiamo provato a parlare più di uno o dell'altro in cast, però veramente tutti e cinque straordinari ieri. Anche perché è veramente da... l'ho scritto anch'io ieri su Twitter, in realtà c'è proprio questo discorso per quanto riguarda la scena giapponese, che ogni evento internazionale si è sempre visto che facevano quel passetto in più. Sì. E il primo anno è andata come... il primo anno hanno fatto 0-4, nel Rampage sono andato a controllare ieri, 0-4. Sì. Però veramente ogni anno quel passetto in più, che adesso dopo 5 anni, no, forse nel 2017 per la prima volta, comunque dopo 4 anni... Quando nel 2017 dovrebbe essere stato loro, sì. Ok, ricordavo bene. Dopo 4 anni è arrivata quella qualificazione al group stage. Sì. E la cosa bella è che è il primo anno, già dall'MSI, è il primo anno in cui, questo l'ho ribadito ieri più volte, i DFM non sono più il team simpatico che gioca cose strane. Sono un team competitivo davvero... Ed è un team che è arrivato per mettere
per mettere in difficoltà tutti quanti. L'unico game che non hanno messo in difficoltà era quello contro i Cloud9, ma si erano messi un po' in difficoltà da soli, secondo me. Ieri hanno dimostrato veramente che non devono temere nessuno, l'hanno dimostrato all'MSI perché hanno quasi battuto i Damwon Kia, quindi ok, cioè sono un team vero questi. Esatto. Ma avevano battuto anche gli stessi che sì, Cloud9 all'MSI, e stavolta hanno battuto di nuovo, però quella è la best one che contava di più, ecco. Esatto, è stato anche quello, cioè sono tutti, a parte Aria, tutti giocatori con esperienza, quindi ti aspetti che abbiano quello che serve quando serve, che non siano giocatori che si fanno prendere dal panico. Però comunque vada, questo indica pure una cosa molto importante, che al di là delle battute sul, ovviamente, stipendi, i salari dei giocatori, il valore del complessivo della squadra e dell'ambiente competitivo, il livello non è basso da nessuna parte praticamente, perché anche in in Nord America, sì. Vabbè, sì, intendevo nelle regioni quelle vere. Non è basso il livello, perché a parte gli scherzi, comunque, a parte gli scherzi, Nord America comunque, l'hanno detto anche loro, per scrimmare ad un buon livello devono scrimmare con America Latina, spesso e volentieri. Quindi comunque quelle squadre si parlano tra di loro, comunicano. Tutte le squadre che sono in Asia, e ci mettiamo anche in Oceania, perché anche LCO, scrimmano tra di loro, e le top squadre vanno a scrimmare con LCK ed LPL. Quindi giocano quasi tutte in solo più coreana, tra l'altro. Quindi questi giocatori il talento ce l'hanno, mancava una struttura, mancava l'abitudine a giocare a quei livelli. Adesso che sta arrivando anche quell'abitudine, non ci sono più scuse per nessuno. È veramente, veramente, veramente paura e panico da questo punto di vista. Esatto. Yutophon, tra l'altro, è il giocatore bandiera, veramente simbolo di questa squadra. È presente fin dall'inizio, dalla prima partita giocata del Detonation for Business, praticamente. C'è sempre stato, l'altro, nella storia ha anche cambiato ruolo, c'è cinque giocato più le top, insomma. Sì. È sempre adattato per la squadra, un po' Ercutone della LJL, dei Generation Progress. E al di là di questo, poi nel gruppo B, che è appunto questo proprio dei Detonation Focus Me Online, abbiamo anche dalla Tasseria Esports i tuoi bravissimi Beyond Gaming e Unicorns of Love, che sono comunque eliminati, sono la seconda squadra eliminata insieme agli Infinity Esports, le prime due squadre eliminate da questo mondiale, però hanno comunque contribuito alla storia giapponese, perché hanno sconfitto i Cloud9 in una partita che sembrava ormai indirizzata. Cloud9 3-0, manca l'ultima partita, vinciamo questi, ci studiamo al primo posto, andiamo direttamente. E invece io e C9 però li ho visti un po' zoppicanti, anche se prendevano vantaggio, comunque li ho visti molto, come posso dire, distratti. Esattamente, cioè loro prendevano vantaggio e si che loro hanno avuto le prime due giornate, anzi una e mezzo, in cui non hanno avuto praticamente contendenti, perché il game contro i Beyond è stato molto molto combattuto, però hanno sempre manifestato un po' di superiorità i Cloud9. Quindi comunque vada, fino a quel momento non c'era stato veramente nessuno alla loro altezza, e lì c'è stata proprio la desperation move degli Unicorns. Cioè, gli Unicorns hanno le spalle al muro, era dentro fuori, e si è visto che hanno giocato più liberi, paradossalmente, perché già solo la draft, come hanno impostato, come quello che hanno tirato fuori, Senna, Sion, ha fatto vedere che qualcosa dei vecchi Unicorns pazzi c'era ancora, e d'altronde c'è Shippy, quindi doveva esserci per forza qualcosa di quello. Però comunque è un peccato, perché c'è l'impressione su quasi tutti i team che hanno un po' deluso, quindi anche Beyond Gaming ci metto, anche per alcune cose un po' i Red Canids magari, e gli Infinity, secondo me gli Infinity fanno un po' l'eccezione al discorso del livello, cioè hanno dimostrato proprio di essere un po' al di sotto rispetto a tante squadre. Però comunque tante di queste squadre non hanno avuto il coraggio di provare a giocare un po' più in maniera sfrontata. Cosa che non è mancata, per esempio, per rimanere nel gruppo B, ai Galatasaray nei primi due giorni erano un altro team rispetto a quello che, dopo aver fatto due settimane di prep, mi aspettavo da loro, da quello che hanno fatto in TCL. Era veramente un'altra squadra, quindi quello c'era tanto piaciuto, le altre squadre no, semplicemente.
È anche vero che il Galatasaray Esports comunque si piazza, cioè si è piazzato esattamente dove doveva stare, perché ha vinto con quelle che stanno sotto, Beyond Gaming, Unicorns e Lobby, e poi ha perso con quelle che stanno sopra, Cloud9 e DFM. E parlando proprio di queste due, cioè noi poi passiamo al gruppo A, ma intanto concludiamo il gruppo B. Oggi noi abbiamo, prima Best of 5 di oggi, sarà proprio Galatasaray contro Beyond Gaming, due regioni totalmente lontane, differenti sotto tanti aspetti. Tu che aspettative hai su questa Best of 5? Perché Galatasaray sì, hanno vinto una Best of 1 contro Beyond Gaming, però di Beyond Gaming visti ieri contro gli Unicorns of Love non mi sono dispiaciuti. Io ho fatto una battuta con gli altri ragazzi del casting team. Ho detto che la serie finirà appena i Beyond Gaming perdono il primo mezzo early game, perché stanno giocando proprio con tanta paura, non riescono a tirar fuori quello che sta. Ieri anche la partita contro gli Unicorns è stata buona, ma avevano le spalle al muro. La partita contro Detonation Focus Me hanno giocato benissimo i DFM, cioè lì non bisogna dare completamente atto di una performance di DFM spettacolare, però erano di nuovo i Beyond Gaming del primo giorno e, come ho detto per scherzare su Twitter, dello Spring Split, perché erano il team che gioca lentissimo, che gioca team fight, che si mette su Doggo al 39,6% di damage share del suo team. 39,6%. Vuol dire che Mawan non sta giocando a LoL, praticamente, vuol dire. Cioè il mid laner non sta giocando a League of Legends, non sta trovando niente nei fight, perché non ha senso quella cifra. E c'è praticamente qualcosa che manca e il mio dispiacere più grosso, ups, è quello, perché io mi aspettavo che avessero un po' più qualcosa e cercassero di approfittare di questa occasione per giocare un po' più spigliati, semplicemente. Quello che aveva fatto Doggo all'MSI, Doggo aveva un team migliore per farlo all'MSI, perché stava con il PSG Talon, però è cresciuto enormemente lui dopo quell'esperienza, gli altri sono rimasti un gradino indietro adesso. Senti, andando adesso invece al gruppo A, e credo che il gruppo A probabilmente è andato esattamente come ci saremmo aspettati. Cioè, se il gruppo B qualche rimaneggiamento c'è stato, il gruppo A è stato abbastanza lineare. Io per primo non avevo speranze che gli Hanwha-Life potessero sinceramente essere superiori al quarto seed cinese. Cioè, per me il quarto seed cinese era comunque superiore a quello al quarto seed coreano. Se la giocavano probabilmente appunto Pisted e Canids, e continueranno a giocarsela anche oggi. Sì. Sono contento che siano i Peace sopra per motivi affettivi, ovviamente, visto che c'è BC Saci. Però sono contento pure perché è un segnale forte, polemico tra virgolette, dell'Oceania rispetto a Riot. Perché un anno che letteralmente un anno e mezzo, anzi un anno, perché è scorso World è arrivato l'annuncio, esatto. Un anno in cui non hanno più il server, hanno fatto il primo miglior risultato internazionale, che era lo scorso World con i Legacy, che hanno giocato benissimo e hanno performato benissimo, erano arrivati al match decisivo per passare, esatto, ricordo male. Questo MSI che ormai è storia, pure quello, 2021 pazzo anno davvero da questo punto di vista. E poi queste performance anche a livello mondiale in questo gruppo, più facile del gruppo B, per carità, perché Infinity, l'ho detto, secondo me non sono un team all'altezza. Red Canids non hanno giocato perfettamente, però anche quando abbiamo fatto la live da te, Fra, ne parlava bene anche Chris, ha detto sì, tenete d'occhio questo team, non sottovalutateli, potrebbero essere un team che fa la differenza o che comunque crea scompiglio. Nei match diretti c'è stato questo livello pari più o meno tra di loro, quindi i Peace hanno meritato, semplicemente. Probabilmente andranno fuori contro i Cloud9, una delle due, probabilmente sì. Però comunque, se ci dovesse arrivare l'Oceania rispetto al Brasile, sarebbe quel segnale importante che sono contento sia arrivato. Non so se cambierà idea Riot da quel punto di vista, se tornerà il server competitivo ufficiale, però serve una cosa del genere. Serve, sì, sicuramente, anche perché comunque ha dimostrato di essere ovviamente inferiore rispetto a realtà, esatto, molto più competitive come Cina e Corea, come è normale aspettarsi, esatto, ma superiore alle altre, perché a questo Worlds ha battuto Red Canids Infinity Esports, cioè LLA e Brasil, Sud America praticamente. Sì. Ma allo scorso MSI aveva dimostrato di essere anche superiore alla Russia, che teoricamente invece dovrebbe essere un passetto avanti.
teoricamente, però teoricamente. Super teoricamente, visto quello che hanno fatto vedere purtroppo gli Unicorns. No, ma io parlando anche con altri, ne parlavo anche con Davide di Guida Sozze qualche tempo fa, proprio sì, per quanto riguarda gli Unicorns and Lobby, cioè la scena russa in generale. Lui stesso, comunque, bazzicando molto nella scena competitiva, non di primissimo piano, ma subito sotto, comunque si è reso conto, cioè, che comunque gli Unicorns and Lobby, quelli 2-3 top team russi, sono praticamente allo stesso livello di una IRL. Cioè, lui mi diceva tranquillamente che nella LFL francese o nella Superliga spagnola, probabilmente quelle squadre non riuscirebbero nemmeno a vincerle, quelle leghe. Risto, quando era gli SMS, aveva dichiarato alla fine dell'anno, della season, quando c'erano gli Unicorns, che avevano scrimmato con gli Unicorns. Erano gli Unicorns anche con Gadget. Quindi se sei scrim partner, bene o male, il livello è pari. Vieni considerato a livello pari. Quindi il livello è quello. Ha senso che il livello sia quello. E in più, questa è una cosa che ho detto anche in streaming perché ci tenevo a sottolinearla. Gli Unicorns e in generale Team Russia hanno un problema grossissimo per trovare talenti, perché LOL non è così diffuso in Est Europa. Si giocano tante sparatutto, si gioca ancora tantissimo Dota, per esempio. Esatto. Quindi è veramente la player base non è così ampia. Gadget era by far il miglior AD carry della regione. Se è andato Gadget, non possono prendere import perché non sono fluenti in inglese i giocatori dello Unicorns, e non possono trovare un altro AD carry da fuori. Argonaut è il terzo AD carry che cambiano in un anno, quindi c'è veramente una mancanza di talento per rimpinguare quando uno di questi qua se ne va, che purtroppo sta dimostrando che serve qualcosa in più. E è normale anche che l'Oceania salga, perché appunto l'Oceania ha semplicemente accesso anche al server coreano, può prendere giocatori da lì. Il top lane titolare dei Pist, se non sbaglio, era cinese? Era cinese, sì, esatto. Ma comunque possono importare da lì vicino, è più facile per loro. Certo, sicuramente. E in effetti gli Unicorns and Lobby sono gli stessi quasi praticamente che abbiamo imparato. Cioè abbiamo Boss, Ananasic, Santas, gente che ormai sta lì da diverso tempo e che continua. Prima stavano a Vega Squadra, non diciamo ieri con Moonboy, non mi ricordo quali di loro. Sì. Mi sembra Ananasic sicuro, gli altri non mi ricordo. Sì, cioè sono sempre quelli comunque, non è che riescono a trovare, come dici tu, nuove figure, nuove facce anche da quel punto di vista. E tra l'altro avevano rischiato di non vincere, eppure, perché io credo anche che sia un quel discorso di che da quando sono arrivati gli Unicorns and Lobby, che hanno un'organizzazione interna superiore probabilmente a tutte quelle che ci sono in Russia, cioè da quando sono arrivati loro in Russia hanno vinto tutti gli split, tutti, non ne hanno vistato uno. Ma soprattutto l'unica squadra che poteva un po' tenere testa erano i Vega Squadra, per un po' di tempo sono stati, ma però sono stati i Gambit. Nelle loro ultime performance avevano giocatori più giovani, c'era Dreampool che è venuto in Italia, c'era Four che è stato vicino all'Italia, esatto, tutti i giocatori vicini all'Italia, perché pure Flati, un sacco ce n'erano, e giocatori molto forti che adesso stanno in giro per l'Europa, stanno in Spagna, in Italia, andranno altrove eccetera. Gli altri sono, almeno in un modo o nell'altro, tornavano sempre i Gambit della season 4, cioè ritornava Edward, ritornava Diamond, Prox, ritornava, l'unico che non è tornato è Alex Hick e Codela di Carry Genja, non sono tornati solo loro due perché giustamente adesso hanno altro da fare nella loro vita, immagino. Però scusami, ma provocazione, a questo punto non conviene prendere, togliere le, cioè piuttosto che togliere l'LCO, allora forse è meglio togliere l'LCL e inglobare i russi all'interno del sistema europeo. Sì, io sono d'accordo da questo punto di vista. È scomodo per quanto riguarda il discorso server, e anche perché immagino che il server russo comunque c'è qualcosa su cui c'erano degli eventi anche per intorno a scuola dei giocatori, sì, c'erano dei drop di capsule, di skin e cose varie, quindi è qualcosa su cui a livello commerciale puntano tanto. Non so, non mi ricordo i numeri, però il problema lì era proprio che, se non sbaglio, il server oceanico era quello meno popolato in assoluto. Sì. Quindi comunque c'era anche quello, purtroppo. Ripeto, io sono d'accordo che per essere più competitivi, team, potresti rendere un'altra Earl, la Russia, semplicemente. Potrei utilizzarla come un'altra Earl e quindi giocare in quel modo.
sarebbe molto comodo, però. E magari rivediamo gli Unicorns of Love nuovamente in EDC, ma questo lo scopriremo. Vedremo. Tra l'altro nel 2023 si vocifera appunto che ci sarà un ampliamento delle squadre presenti in EDC, quindi magari qualcuno potrebbe anche tornare, ma qui è speculazione nuda e cruda. Senti, uno degli ultimi take da parte mia, poi ovviamente se Andrea, Emanuele hanno domande, ti fermiamo. Ti lascio volentieri a loro. È per quanto riguarda gli LNG. LNG che tra l'altro noi sappiamo già automaticamente che sono finiti nel gruppo dei Mad Lions in realtà. Quindi abbiamo, se non ricordo male, Mad Lions, Team Liquid, GNG e LNG adesso. Come lo vedi questo quarto seed cinese in quel gruppo? Allora, lo vedo bene, sicuramente è un team forte, al di là del fatto che erano in un gruppo facile, che era il play-in, tutto quello che si può dire. Ma l'anno scorso pure era un gruppo facile, gli LG, esatto, hanno rischiato di, cioè hanno fatto il tie break per non finire ultimi eliminati l'anno scorso. Esatto, infatti sono d'accordo, cioè che no, vale poco questa take, secondo me non è una take che ha tanto senso resistere, perché anche Cloud9 erano, c'era su Instagram gente che diceva non sono imbattuti a World, sono imbattuti nei play-in, è diverso. No, non è, si è dimostrato che non è diverso, si è dimostrato. La differenza è che gli LNG sono veramente forti come giocatori, perché che Tarzan sia un giocatore forte non credo sorprenda nessuno. Diciamolo. Abbiamo un fanboy qui, quindi diciamolo. Giustamente. Penso che se c'è un giocatore di cui vale la pena essere fanboy, è Tarzan, uno di quelli. Tarzan sicuramente. E Canyon. E poi posso andare a dormire felice. Ci può stare. Diciamo, poi devi scegliere peggio, sicuramente. Canyon, che tra l'altro, multato per account sharing. Vero. Ma a lui glielo perdoniamo, Teogemo. A lui glielo perdoniamo. No, dobbiamo essere tutti uguali. Non funziona niente. Si sono dichiarati colpevoli da Monchia, sono usciti dicendo pensavamo, abbiamo sbagliato tutto noi, colpa nostra. Con la Vispa, mannaggia. Tra l'altro invece mi ricordo, forse Shie, se non ricordo male. No, scusa, Crane, che è tipo intato appositamente una rank. Era nato da un mid, solo Q e US sta facendo Gala, dei danni. Mi pare anche Gala. Cioè, c'era The Showmaker a un certo punto che scriveva in un chat: cavolo, voglio vincere. Sta facendo sballare tutti da solo. Benvenuti nella casa blu. No, lasciamo il finale a interpretazione. Quella di Crane ha fatto molto ridere, perché essendo considerato il giocatore peggiore del Royal Navy Cup, tutti quanti hanno detto: ragazzi, non potete multarlo perché è lui che gioca così normalmente, non sta andando male, non è che experience tutti quanti, quindi è un po' nice da quel punto di vista. Tornando al tema dell'NG, Ale e Tarzan non credo debbano avere paura di nessuno in quel gruppo, neanche di Elioia. Sinceramente, che considero l'unico jungler veramente forte in quel gruppo. Non me ne voglia Clid, non me ne voglia, oddio, mi viene il nome, Santorin, il jungler dei Liquid, non me ne vogliano loro. Sulla top non c'è più da discutere, perché Alfari, Armut sono forti, però comunque Ale ha dimostrato di essere di poter essere più super carry. Voglio dire una cosa a proposito di questo. Vai. Giannetti, il meta attuale è pesantemente AD. Irelia, Tryndamere mid, Xin Zhao e Lee Sin sono perma bannati in giungla o perma piccati. Assai, proprio la presenza delle AD che fanno ammazzate con gli attacchi base, ce ne sono assai. E Ale è uno dei più forti giocatori di Jax, e questa cosa è estremamente importante. Si è visto nel primo game che gli hanno draftato letteralmente tre auto attacker con Sejuani, tutti melee, e lui l'ha preso Jax e ha detto va bene. Bravissimo. Bravissimo. Che problema c'è? Cioè, tra l'altro il matchup Irelia Jax all'inizio lo vince Irelia, e poi Jax va a scalarlo e vince l'1v1. Ma comunque lui riusciva a essere even in lane, e poi ha detto ok, mo facciamo ammazzate, e lui è iniziato a vincere. Sappiamo che è troppo forte. Esatto.
Sì. E tra l'altro sta cosa del meta AD a me mi ammazza, perché Beyond Gaming, tornando un attimo indietro e rimpiangendo il passato e quello che è stato, sono stati carriati, tra virgolette, in summer da Usha il jungler, che ha giocato quasi sempre Diana e roba P, e io sono tipo, ma stai giocando solo AD? Perché datemi quelli, datemi, ridatemi Diana, ridatemi Ekko, si parlava di Ekko giungla, nessuno l'ha giocato ancora. Vero, vero, molto bravo, bravo. Tra l'altro io, commentando con amici, ci siamo resi conto che sostanzialmente siamo in un meta in cui gli AD carry buildano Assassin e gli Assassin buildano Bruiser. E gli Assassin buildano Bruiser, esatto. E cioè, Tryndamere builda quello builda non quello di Perks, comunque. Se la Riot avesse un collo, gli darei uno schiaffo così, proprio così. No, vedi, poi la Riot fa le sue modifiche, le patch, cose, e poi il gioco decide per i cazzi suoi cosa, sì, cosa va meglio. Cioè, Diana, la Chiana di Tarzan aveva Conquistatore, Gold Drinker e Kindle Gem secondo oggetto. Oh, anche questo è un assassino. Che schifo. Ma anche Lilia, mi pare che anche se è prima, comunque sta più o meno virando verso tutt'altro. Sì. Ecco, appunto. Lilia top, cioè, Conqueror, cioè, Malanda. Ma che cavolo è? Non va bene, non va bene, non va bene. Che poi, tra l'altro, ripeto, il fatto è che sia così AD centrico il meta. Se voi notate, i team si, diciamo, si fanno andare bene anche un solo AP. Abbiamo visto che si accontentano di Lilia o di Gragas in determinati team. Che so, mettono Gragas o lo filano giungla o mid lane. Io ho visto i Cloud9 giocare Malphite AP, in ogni caso. Sembrava una cosa da Aram. Si accontentano di un briciolo di AP pur di fare ammazzate con AD. Anche questa cosa dà molto fastidio, sinceramente. Ma Giannetti, al volo, tu pensi che sia, cioè, effettivamente qualcosa di che era, non era previsto, che era imprevedibile? O tra l'altro abbiamo visto anche Zed in giungla, forse ancora una... Zed sì, non ho visto tutte le partite, le sto recuperando ovviamente perché ero impegnato con diversi eventi da vivo, ma Zed giungla, Talon si è visto, Talon si è visto. Ma giungla l'ha giocato. Sì, sì, Talon si è giocato, Talon l'ha giocato benissimo Steel. Ok. Sì, che ha fatto un buon binario con gli... Tra l'altro, Zed si è giocato anche mid. Mi è piaciuto un sacco. Sì, Zed si è giocato anche mid Icon. L'ha giocato Icon. Infatti non mi ricordo che l'ha giocato giungla. Era, mi sembra, i Piss l'avevano giocato giungla. Ah, ecco. Non, ecco, no, perché non sono riuscito a vederlo, lo ammetto candidamente. Sto recuperando, però, giuro che sto recuperando. Ogni mattina c'ho il computer qua di lato, l'altro che mando i VOD delle altre partite per capire tutto. Andrea, tu hai qualche domanda, Emanuele? Quello che devo chiedere. No, non me le sono preparate, ammetto. Però ce l'hai. No, io vorrei sapere, in realtà, quanto speri di non vedere i Cloud9 ai gruppi in favore dei Peace? Non parlo degli Aua, chiaramente, perché non la vedo fattibile come cosa. Allora, però... degli Aua in verità ci spero di più, perché vuol dire che Beyond Gaming passano. E io ho speso un anno a guardare PCS, quindi devo giustificarmi ormai così. Però vabbè, al di là delle cose difficili. In verità non ci spero tanto che Cloud9 non passino, perché sarei contento di vedere Perks al main event. Solo quella speranza di vedere Perks giocare mi fa dire... Va bene, Piss, siete andati bene, però... Dai, è fate passare molto lui, bello. Se lo merita. Fate passare lui che c'è bisogno. Esatto. Il bello è anche che se gli Hanwha Life non dovessero passare, i Cloud9 avrebbero solamente due opportunità dove finire come gruppi. E uno è quello che avevamo utilizzato inizialmente, cioè Damwon Kia, FunPlus Phoenix, Rogue e Cloud9. E l'altro nemmeno scherza, perché avremmo Fnatic, PSG e Talon e Royal Never Give Up. Che, cioè, io qua adesso anche il gruppo D è diventato, ora che è ufficiale che ci sono gli LNG, cioè, ora, il gruppo della morte mi sa che non è solo uno in generale. Beh, aspetta, allora, il gruppo della morte D. Per definizione dovrebbe essere il gruppo A, perché ci sono due campioni, due possibili campioni del mondo. Esatto. Per definizione dovrebbe essere quello. Però io l'ho detto quando c'è stato il draw, io sono contentissimo, perché da fan LEC è una sofferenza, però da spettatore è il miglior draw possibile questo. Esatto, cioè, ma sono venuti fuori dei gironi comunque molto equilibrati, su livelli diversi, ma molto equilibrati. Sì, sì, sì.
assolutamente. Ti aspetti qualche vittoria inaspettata, Giannetti, di uno di questi gruppi? Che tu dicevo, oh, è riuscito a passare il team A e non me l'aspettavo. Vabbè, allora, sicuramente una del Nord America. No, allora, no, quello non se lo aspetta nessuno. La cosa inaspettata, secondo me la cosa inaspettata, che non credo possa succedere, però la cosa che potrebbe succedere inaspettata è che non passano team europei o nordamericani, non riescono a superare i gironi, e abbiamo la top 8 full Corea e il PL. Non è così impossibile. Esatto, non è così impossibile. Però vuol dire che gli Hanwha Life, vuol dire che gli Hanwha Life stompano quel girone lì con Fnatic, PSG, Talon e Royal Navy Cup se vanno, che è difficile, considerando che sono gli Hanwha Life. Però ci potrebbe essere qualcosa. Una take calda potrebbe essere che Fnatic chiudono primi in quel girone lì, invece. Soprattutto, oltre al fatto di chiudere i primi, io credo che in questo momento abbiano molte più possibilità di passare i Fnatic piuttosto che i Mad Lions. Non lo so questo, perché ma i Mad Lions vedo serenissimi in quel gruppo. Io credo nella supremazia di Kaiser, quindi mi dispiace, lo spero. Ma non accetto questa provocazione. Bisogna anche capire come loro si stanno, in un certo senso, ambientando a questo nuovo meta, perché ovviamente i main team noi ancora non ne abbiamo visto manco uno. Non sappiamo nemmeno se questo meta che stiamo vedendo dei play-in sarà poi lo stesso effettivamente del group stage, perché magari ci sono i primi team che stanno si sono approcciati al play-in e hanno un certo meta, poi magari arriva il group stage e invece qualcosa può essere già cambiato. È vero che c'è anche una patch che cambia di mezzo, ma in realtà è una patch che praticamente è la stessa, ci sono solamente piccoli aggiustamenti, quindi non vanno a modificare chissà che cosa. Però alla fine mi sa che hanno deciso che non cambiano patch, lasciano tutto in 11.19 nel mondiale. Sì. Non cambiano patch. E io sono d'accordo su questa cosa. Secondo me, l'ho detto. Sì, è molto così, molto così, però chi deve sistemare i team, draft e composizione, tutti fa avanti e indietro, non sa più che cosa deve fare. Ma è un casino. È quello che si è sempre fatto. Per i mondiali si è sempre fatto. È faticoso, ma il fatto che scrimmano tra di loro e non scrimmeranno team al di sotto dovrebbe essere comodo da quel punto di vista. E io sono convinto di quello che stavi dicendo, Fra, che secondo me non ci sarà un grossissimo, cioè ci sarà un bello shift, anzi al contrario, ci sarà un bello shift del meta arrivando al main event, perché l'abbiamo visto pure l'anno scorso, il play-in c'era tanto più team fight, si giocava, l'anno scorso si giocava Twitch Rakan, quest'anno si gioca Moomoo Misfortune, più o meno è la stessa cosa, è una wombo combo per fare tutto quanto e per vincere i fight, già stanno uscendo fuori. Già stanno uscendo fuori le soluzioni a sta roba, perché Sylas contro Amumu ormai è un must, qualcosa che devi prendere per forza. Abbiamo visto Jarvan per Misfortune, abbiamo Leona. Visto sta roba qua che funziona molto bene. Leona, ovviamente. Beh, Leona, diciamo che è 2 anni che la vediamo. Sì, vabbè, per farlo. Troppo sì. Un po' anche stupato Leona, però vabbè. E quel campione che tu dici, vabbè, ma perché dobbiamo nerfarlo? Cioè, alla fine stunna, ferma, non è che dici fa così, però non muore. Voglio dire, non solo, ovviamente. Fa danni. Tanto non è che muore, fa danni, stunna, fa tutto. Perché dobbiamo nerfarlo? E cosa ti aspetti allora come shift nel meta? Che campioni vuoi vedere? Una cosa che mi non so se aspettarmi o no, però una prediction che ho fatto è che vedremo più Tryndamere rispetto a quello che abbiamo visto adesso. Perché Tryndamere è un campione semplice, tra virgolette, ma che richiede un certo stile di team. Sì. E quindi alzandosi il livello dei team si alzerà quella capacità di giocare attorno a Tryndamere e attorno a un mid laner veramente forte, come potrebbe essere Doimby, come potrebbe essere Faker, non so se prenderà Tryndamere mid, ma comunque roba di questo tipo ci potrebbe essere, insomma. Io una domanda ce l'ho proprio in realtà sullo shift del meta, poi ti lascio andare, perché abbiamo visto tantissima priorità su Misfortune, chiaramente per la wombo combo e tutto quanto il resto. Abbiamo visto anche qualche ban su un pick di cui si aspettava qualcosa, e sto parlando di Draven, chiaramente. Ti aspetti che innanzitutto di vedere più Draven sicuramente nel gruppo di Ansama, e che i nuovi buff possano far sì che ci sia un piccolo miracolo da parte loro? Allora, mi aspetto non solo nel gruppo di Ansama, ma anche nel gruppo di Ghost, che è lo stesso gruppo, perché sono 2 Draven player, sia Ghost che Ansama. E io mi aspetto di vedere Misfortune sparire parecchio, sicuramente, perché la cosa particolare è che Misfortune l'abbiamo vista tanto, ma l'abbiamo vista sempre piccata, mai bannata.
Quindi vuol dire che i team non hanno paura di giocare contro gli Misfortune. Vuol dire che i team sanno, credono di saperla gestire. E è lo stesso discorso di Tryndamere. Se si alza il livello è più facile rispondere a un team, a un pick che già viene lasciato molto. Draven mi aspettavo di vederlo di più, perché ci sono Draven player anche ai play-in. Capisco perché non siano voluti andare per Draven, perché ti richiede comunque allo stesso modo tanto rischio. Tanto rischio, tanti premi, però è comunque qualcosa di molto rischioso. Ci sono tanti Draven player nel main event in generale, quindi sì, credo che lo vedremo un po' di più. La stessa cosa che ti ho detto io, rischio. Sì. Sono assolutamente convinto. Io direi se non ci sono altre domande, Andrea, lo possiamo liberare. Sì, lo lasciamo andare, che tra 45 minuti. Ultima domanda. Vai. Ti aspettavi che Ryze venisse permabannato nonostante i nerf anche in questo momento? Assolutamente sì. Ryze, lo giocano meno team di quelli... allora... Mi ricordo che sono sempre 4 i pick. Sono 4 pick che sono al 100% di pick e ban, che sono Misfortune, Irelia, Lucian e Lee Sin, per adesso. Sono loro 4. Ryze mi aspettavo che non fosse giocato da tutti per i nerf, ma mi aspettavo che fosse presente perché è Ryze. Lo sappiamo, è Ryze, quindi va bene. E un po' di componenti AP del meta che ci servivano, tolgo con i ban per forza. Esatto, sì, per forza. Bene, allora direi, Giannetti, grazie mille per essere stato qui con noi su Studio League. Ti auguriamo ovviamente una best of 5 che duri 3 game. Sì, no, beh, mi dai anche 4, me la posso andare, vabbè. A luna per dormire oggi, Giannetti. No, non c'è problema. No. Assolutamente. Perché ieri sera abbiamo fatto le 3. Non posso spoilerare troppo, ma abbiamo dovuto fare le 3 in attesa di Etrurian, quindi va bene. Lo vedremo. Che padrone di casa, veramente. Degenere. Cioè, veramente, io non so come faccia. E a parte gli scherzi, ovviamente salutiamo grandemente Etrurian. Giannetti, in bocca al lupo per oggi. E alla prossima. In bocca al lupo, grazie mille ancora. E alla prossima. Ciao bello. Ciao. Allora, direi che possiamo. Sì, siamo tornati noi. Ora siamo tornati noi? Sì, okay. sì, siamo tra di noi, sistemato tutto. Grazie ancora ovviamente a Giannetti per la sua presenza qui con noi. E, beh, devo dire che ha dato tanti insight e tanti take interessanti, molto tecnici. E visto che ne abbiamo parlato con lui, io direi anche di andarci a rivedere alcune delle cose, così ne possiamo anche parlare, soprattutto utilizzando il nostro caster preferito, che è Radio Page. Guarda come mi ha il viso e sorride. Per me sentire caster Ravage è la cosa più bella della mia vita. Eh beh, mi sembra giusto. Allora, da dove iniziamo? Allora, sì? Vogliamo parlare un po' dei pick vari, cosa non mi aspettavo e così. Esatto. Nel frattempo, ad esempio, io partirei proprio dalla partita d'esordio, no? Noi abbiamo avuto la partita d'esordio che è stata quella più attesa sicuramente, e sarà la più attesa anche quella d'esordio del group stage, perché è sempre Cina contro Corea, perché se ai play-in è stato a Calais contro l'NG, ai Worlds, cioè il group stage, sarà invece da Wonkia contro FunPlus Phoenix, per fortuna. Partendo da questa partita, era la prima e già avevamo dei pick, sì, un po' attesi, un po' no, ma comunque fa capire che il meta è diverso da quello che abbiamo visto fino a un mese prima, no? Sì, allora, vediamo già i pick. Abbiamo dei standard pick prima anticipati anche da Giannetti. Vediamo Misfortune, Rakan sempre presenti, Irelia first pick. Cioè, se Irelia è open, si prende istantaneamente. Perché? Perché può fare tantissimi danni, può duellare, fa danno con attacchi base, e però può anche gestire una porzione di danni magici, Irelia. Dovete pensare a questo, perché la passiva fa danni magici, e in più se vai a buildare anche la Witch's End, tu puoi portare questa lacuna del team via, perché puoi anche portare danni magici con Irelia, e in più vediamo che può essere flexata tra la mid e la top. Quindi Irelia tu la devi assolutamente andare a prendere. Tryndamere lo stiamo vedendo mid lane ancora, sempre di più.
A differenza di quello che ha detto Giovannetti, secondo me i team si abitueranno a, a Tryndamere e quindi man mano diventerà sempre più debole. Io la penso così, ovviamente. Poi... più che altro non è che ti devi abituare a Tryndamere. Non è che perché siamo in solo Q, perché Tryndamere è un pick fortissimo in solo Q, perché ovviamente non essendoci una gestione sapiente, bravo, soprattutto ai livelli bassi di del Tryndamere, di come gestire Tryndamere e gli altri componenti del team avversario, è un pick fortissimo che tanto quello tira dritto, perché loro sanno benissimo che poi di da solo contro Tryndamere ci perdono, ci andiamo in 5-4, ci mettiamo mezz'ora per ucciderlo, nel frattempo gli altri del suo team hanno distrutto la base, se invece ci tentiamo di utilizzare, bravo, il vantaggio numerico, nel frattempo Tryndamere tira dritto e si arriva fino all'inibitore, quindi a livello più alto ovviamente la gestione è più semplice, cioè più semplice, è più, c'è più conoscenza da questo punto di vista. Poi andiamo a vedere, che invece non abbiamo visto più, più di allora, tanto. Se giorni qui avevano bisogno di HP e di sinergia con gli altri attacker. Vero, però anche qui ad esempio credo che sia stato un picchio preso perché ci serve un po' di HP. Non basta. Ma non va, ovvio. Allora, allora però... loro dovevano fare come ultimo pick, potevano gestirla meglio. Gli HLE erano gestita malissimo. Infatti, non hanno danno, danno magico. Sì. Il danno magico del, del team è cioè, karma, che non conta. Esatto. La, la W, la E e la R di Ezreal, che non basta. Che poi è sempre danno misto, quindi comunque sì, non basta. Infatti. E in più vi dico un'altra cosa, amici, che vi può distruggere la mente, la W di Sejuani, danno fisico. L'altro, esatto, danno magico. Quindi, ma poi danno magico. Sì, fa danno magico, ma non è che ti fa. Non sì, è che ti fa assolutamente. Quindi non basta. Cioè, è una lacuna imbarazzante questa nella composizione degli HLE. Invece, se vai a vedere dall'altra parte, cioè, solo anche, però, anche, parte, anche gli LNG hanno la lacuna di danno magico. Ma almeno Gragas, capì? Che fa, esatto, ammazzate, ce l'ha. Guarda, lo Gragas mando... è anche uno che se riesce a farti tutta la combo intera ti sciotta. Ti sciotta, eh. Guarda, secondo item è andato a fare il cappello. Quindi sì, ha abbastanza danno insieme al permafrost, al all'everfrost, scusatemi, all'everfrost, sì, e al cappello di one-shottare il carry e di fare quel danno. Quindi gli HLE devono buildare un po' di resistenza magica. Non possono fare un'unica resistenza per mitigare tutto il danno degli avversari. Esatto, è pur sempre qualcosina. Penso che l'avete... cioè che io sono in ritardo, in anticipo, ok, okay. Sono in ritardo, credo, perché comunque abbiamo visto l'azione in cui Gragas fa la combo su Ezreal, ovviamente, sull'Ezreal nemico, ciao ciao. E infatti, continuando sul discorso di Gragas, un altro pick che non mi aspettavo così presente, proprio per via di questa mancanza, è Lilia. Cioè, Gragas e Lilia sono quasi sempre presenti, hanno bisogno di quel danno magico da portare nel team, ovviamente non stiamo andando a contare i ban, perché... il miglior AD carry, che può essere giocato anche mid lane, comunque nella corsia inferiore, che fa AD carry, quindi bot laner, danno magico, è Ziggs. Sì. Cioè Ziggs permabannato. Ma perché? Io me perché il team porta AD. Però se ovviamente lo banno, ma ne avevamo parlato anche settimana scorsa, se ti ricordi. Sì, bravissimo. Ma qual è l'altro pick detto, insieme? Ziggs è quel pick che, visto che tanto non lo vuoi, non vuoi mettere la P in altre zone di mappa, a quel punto hai comunque un pick che puoi utilizzare tranquillamente in bot lane. Qual non è solo, pick anche perché Ziggs è Amumu, che amplifica il danno magico. Amplifica il danno magico, ma qual è l'altro pick insieme a Ziggs che può essere scelto come bot laner che fa danno magico? Abbiamo Swain. Oppure con la K inizio, vediamo se avete studiato. Oddio, non mi sta venendo in mente niente. E Karthus. Ah, certo, c'è anche Karthus. Quindi che succede? Qual è il pensiero dei team? Allora, i Ryze dobbiamo per forza togliere. Il meta attuale va bene con i Bruiser, abbiamo molti AD di potenza. Ci accontentiamo di un solo danno magico. Purtroppo Ziggs, Karthus, Ryze li dobbiamo togliere. Quindi giochiamo intorno a Gragas, Lilia, perché se no... Che sono comunque più gestibili. Bravissimo. Piuttosto che avere un Ryze, perché il Ryze non lo gestisci, che no, quello ti va quasi in melee, ti spara la combo schiacciando tasti a caso sulla tastiera e ti shotta uguale.
Esattamente, esattamente. Chiana, l'ultimo pick che vorrei analizzare di questa, sì? di questa partita. Bravo. Perché Chiana è super flex. Può essere giocata giù, può essere giocata a mid lane e soprattutto può essere giocata dagli asiatici. Infatti gli asiatici perma piccano se appena un po' di buff, un po' di vigore, la signora duellante con il mega chakram subito la vanno a prendere. Infatti, un po' come i cinesi con Fiora. Sì, 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 però anche Fiora è diverso, perché mentre Fiora la prendi come conclusione di draft, non all'inizio perché sennò vai al bar con quel pick, Chiana è flexibile, quindi se tu la prendi all'inizio comunque non dai tante informazioni al team avversario sul ok la gioco mid, ok la gioco giungla. Dovete sapere, quando si fa una draft dovete immaginare dei punteggi, come se ogni pick dà dei punteggi all'avversario con cui stai draftando. Se io vado a selezionare, Miss Fortune, io do il punteggio all'avversario che dice che okay, questa qua deve andare di carry, quindi sono sicuro. Ho un tot di punteggio. Invece se io vado a prendere Chiana, il punteggio è mezzo e dubbio, perché può andare o giungla o mid lane. Quindi la situazione diventa un po' più complessa. Molto, molto complessa. Ed è per questo Dovete aggiungere qualcosa. È la prima partita a scacchi della partita. C'è una partita a scacchi prima, una lampo quasi, con in draft, e poi c'è quella dopo successiva sulla landa degli evocatori. Volete aggiungere qualcosa su questi pick? Altre domande? No, io su questo diciamo che sono perfettamente d'accordo, tra l'altro, anche perché è una disegna abbastanza interessante e importante. E devo dire anche che non è che cambi tantissimo nemmeno con tanti altri, con le altre squadre intendo. Noi ad esempio abbiamo selezionato anche Peace contro Infinity Esports, che era è la prima vittoria, tra l'altro, se non ricordo male, dei Peace, che è arrivata nel Day 2, e che ovviamente aiuta a capire come appunto anche lì, anche a quei livelli, comunque ci sono tante. Qui ad esempio vediamo il pick di Sylas, di cui parlava Giunetti prima. Allora, facciamo mettere in grande. Esattamente. Allora, Lee Sin è open, quindi appena Lee Sin è open tu devi assolutamente prenderlo. I due jungler di meta attuale che tu dici che se sta aperto lo dobbiamo prendere sono Xin Zhao e Lee Sin. Cioè, se Xin Zhao e Lee Sin sono open tu devi assolutamente prendere. Gnar è un'ottima risposta per Jace. Sì, okay. Quindi quando gli avversari hanno Jace, tu prendi Gnar, sei tranquillo, ti fai la tua corsia, puoi respirare, e poi ovviamente nei teamfight Gnar ha molto più valore rispetto a Jace. È anche se abbiamo vero, visto, però abbiamo visto in un altro game proprio il counter per definizione di Jace, che sarebbe Wukong. Sì, e che tra l'altro must pick di Armut, quindi quello me lo aspetto. Esatto. Me lo aspetto. Quindi già va a entrare sulla confident pick quella cosa, però esatto. È accettabile. Perché Wukong, tra l'altro, io qua questo game, cioè la draft io l'ho data in vantaggio per gli Infinity. Avevano anche preso un vantaggio effettivo in game, poi però vanno a peccare di squadra. No, non sono d'accordo. Dimmi. Se non sbaglio, questo fu il game. No, non me lo ricordo a memoria, scusate. No, questo fu il game dove gli Infinity hanno preso Rakan a B3. Sì. Dovresti essere squalificato dal torneo se fai una cosa del genere. Perché che succede? Nel momento esatto in cui tu prendi Rakan B3 e io sono R2-R3. Oppure, cioè, sono R3, sì. Scusatemi. Io ti prendo Leona, tu la bot l'hai persa. Non puoi fare niente. Hai totalmente perso la bot, hai totalmente perso il controllo del river, controllo dei draghi, può essere perma devato bot, non puoi contestare l'obiettivo e perdi il game. Cioè, instant, non puoi proprio fare niente. Io ripeto, la partita non me la ricordo a memoria, ma con quell'errore tu hai perso istantaneamente la partita. Bugax, se non sbaglio, in questo game è andato 35-0 contro Visi Chachi. Sì, giusto? Sì, una cosa, era 4-0-0. Guarda, già 15° minuto, sta 4-0. A un certo punto arriva addirittura a 15 kill. Questo non importa niente.
Bugax poteva andare anche 20-0, il game lo perdeva, perché gli Infinity hanno preso la Can B3. Ed è giusto così, perché tu perdi... Sapete che significa perdere il controllo di un altro settore automaticamente? Perché tu hai il controllo del settore nord tuo, il controllo del settore sud tuo, cioè che il settore, intendo, sì, lo spazio dei buff. Perdi anche il settore... Dai, Beats. Visto, è incredibile come in questo sesto esempio il top laner sia andato 8-0, ma non serve a niente, perché tu hai perso tutta la partita. Guarda qua, al 23esimo stanno facendo il terzo drago. Non può, che cosa ti guarda? Guarda la mappa! Non hanno mai avuto un controllo della giungla. No. È orribile. Possiamo andare avanti se volete. Sì, no. Sì, ora te lo lancio io, Vai, lanciami tutto quello che vuoi. Andiamo a guardarci invece finalmente di FM, questa squadra giapponese che è riuscita a entrare nella storia. E in questo caso abbiamo selezionato quella contro gli Wall, se non ricordo male, come highlights. E che fa anche però capire, interessante, perché fa capire tantissimo di come giocano questi di FM. Noi eravamo abituati alla squadra o alle squadre giapponesi che comunque giocavano un po' un loro metal, il loro stile, perché sembravano comunque una regione a sé che non riusciva ad ambientarsi con le meta degli A, e invece si mantiene sicuramente un po' di proprio stile, però poi va comunque a far capire siamo meglio noi perché sappiamo fare quello che serve. Cioè, io difficilmente tempo fa avrei potuto immaginare una LeBlanc in mano a un team giapponese. Concordo alla perfezione. Io non mi aspettavo, devo essere sincero, i pick di LeBlanc, zero. Esatto. Appena ho visto LeBlanc ho detto, signore, non me l'aspettavo. E che cosa è successo? Hanno dimostrato che LeBlanc, se gioca bene insieme a Talon, girano e fanno quello che vogliono. Abbiamo due assassini, una P e una D, quindi se poi ci aggiungi pure Lyona, o in questo caso anche di Turagnar, fermi la gente che mezz'ora sul posto, e Talon e LeBlanc ovviamente possono fare quello che vogliono. Ci mancherà. Altro, dovete sapere che Leona è un river support, cioè un support che può tranquillamente andare e rommare tantissimo e vincere qualsiasi fight. A differenza di Rakan. Qua ritorniamo al discorso di prima. Tu prova a immaginare, Deogemo, la situazione bot lane attuale, dove Rakan non può giocare. È completamente stompato da Miss Fortune e Leona, quindi Lucian perde il suo early game potential. Già un disastro. Orianna, qua bisogna fare i complimenti però ad Aria e a Steel. Orianna è vero che è un safe pick, ma ti ricordi la volta scorsa che ti dissi che il suo Protect subì un nerf sulle resistenze, quindi è meno safe rispetto alle volte scorse. E si è notato, perché sia Aria che Steel sono riusciti tranquillamente a punire tantissime volte.
due o tre volte Oriana stava camminando nella mappa, è stata presa, è stata shottata. Non è più come prima. Infatti a un certo punto stava 1-4 perché non poteva neanche entrare in giungla e veniva shottata. E anche perché ci sono due assassini, cioè non è che... Esattamente, con questo si fa tutto... Si va tutto a inserire. Quindi abbiamo... Poi ci metti pure Miss Fortune. Cioè gli assassini quindi... fanno il loro sporco lavoro. Poi c'è Miss Fortune, ulta. Arrivederci e grazie. Bravo. Per tutto il... Quindi abbiamo nella draft totale di questa partita la bot lane che annienta totalmente la bot lane avversaria. Ari e Steel che hanno demolito Rihanna, che sta al momento 1-1 al minuto 17, ma poi ogni volta che entrerà in giungla ferma morirà. Ecco, cioè vedi, oh, non può rispondere, ecco, non può rispondere. No, non può. E top lane boss counterpiccato da Ivy con Gnar. Infatti Ari... questa partita a livello di draft credo che non si sia mai giocata praticamente. Ci aspettavamo, tra l'altro abbiamo visto anche, l'avevamo parlato settimana scorsa, ci aspettavamo un possibile utilizzo di Lucian in bot lane. Sì, ma credo che manchi ancora molto per vederlo effettivo. Sì, vedi, guarda, non può entrare, non può entrare, non può andare a farmare che muore. Purtroppo non può, ragazzi, e quindi questo è il risultato. Spieghiamo Lucian, ai nostri gentili amici da casa, che il massacro di Orianna, Revil ne ride tanto perché Revil è una di quelle brutte persone che gioca assassini. Sì. Bisogna, perché bisogna non c'è veramente niente da ridere. E dalla chat giustamente sottolinea che in Del Maxi c'è Lyona, quindi sono tre gli assassini. Esatto. Bravo, bravo. Scusami se non l'ho fatto notare. Quindi scusa, giustamente, no, giustamente. Quindi la draft Giant al baretto. Ovviamente bravi player che l'hanno applicata e hanno stravinto. Esatto, cioè, perché la draft sicuramente a vantaggio, però a parte quello, cioè tu la draft puoi anche farla, però devi avere dei giocatori che sono disposti a giocarti quella draft. Una squadra giapponese 6 mesi fa, un anno fa, non ti avrebbe mai preso una draft perfettamente in meta e in linea con quello che tu vuoi fare a prescindere da cosa giochi solitamente a casa tua. Ti avrebbe fatto quella degli questa non è una draft che tu vedi in Giappone, assolutamente no. Io aggiungerei un'altra cosa, i giapponesi sono molto bravi, questo è cosa che ho notato, a sbagliare, capire il problema e fixarlo, è incredibile, quindi secondo me preparatevi che man mano che andremo avanti con l'era del League of Legends, i giapponesi diventeranno sempre più bravi e arriveranno al livello degli altri asiatici. Ah, attenzione! L'ho detto! Rompe. Va bene, Europa RIP, Nord America ormai già fatto, benissimo. Perfetto. Ci manca. Vabbè, in effetti siamo cresciuti con una cultura di giapponesi che vincono in qualsiasi cosa loro facciano, quindi ci può anche stare come credenza. No? Sì, dopo che hanno vinto il mondiale di calcio, vuol dire che vince tutto. Giustamente. E andiamo adesso a vederci, invece, che mi è piaciuto tanto, Cloud9 contro Beyond Gaming, quindi allora, rappresentante della LCS nordamericana contro la rappresentante della PCS, sostanzialmente Lega del Sud-Est Pacifico, bla bla bla, cose di questo tipo. Devo dire una cosa dei C9, sì. Si vede che comunque sono un team, termine tecnico, studiato, ma non li ho visti solidi. Bravo, bravissimo. Non li ho visti solidi come gli altri. Cioè, prendevano vantaggio. Vediamo questo game ad esempio. Prendevano vantaggio, andavano avanti. C'è il famoso Malphite. C'era addirittura Malphite. C'era addirittura Sylas contro Mumu. Perfetto. Però, con fatica proprio. Oh no. Non riuscivano a portare avanti la partita con fatica. Addirittura, una partita dove avevano il vantaggio e stavano andando avanti, l'hanno chiusa 40 minuti. Queste cose i coreani ti puniscono e perdi il game. Alia, non penso che ci sia mai. Manca 30 minuti. Non ci arrivi a 30 minuti contro i coreani. Sì, non ci arrivi. E questa cosa è grave perché loro si danno tanto spazio. E questo spazio, quando andranno avanti, non ce l'avranno più. No, infatti. Esatto. Allora, vediamo ovviamente Lee Sin, Malphite, AP. Grace invece qua fa. È una delle prime volte, non è la prima volta se non sbaglio, ma è una delle prime volte, dei primi game in cui ritorna lì Graves, che tra l'altro ritroviamo poi anche in top come solo lane. Allora, l'ultima patch, neanche io, l'ultima patch, Graves ha subito un nerf sul costo del mana della sua Q,
il che non gli permette più di laneare tranquillamente, quindi io non approvavo il pick di Greaves sulla corsa superiore. Greaves va abbastanza bene nel momento in cui contro c'hai 6 blue side, quindi puoi decidere tu il ritmo della partita, questo è estremamente importante con Greaves. Due, va bene contro gli Steen, perché comunque grazie alla passiva vai a staccare armor, puoi kitare, puoi giocartela. Il terzo problema di Greaves è che ha bisogno dei setupper di gank. Che cos'è un setupper di gank? Una Leona, una Mumu, un Nautilus, un Renekton, un TF, un qualcuno che ti aiuta a fare il gank. Se non ce l'hai, Greaves è inutile. Ce l'hai il setup per Graves in questa partita? C'è Mumu, c'è Yone con la sua ultimate, con il suo no cap con lo Steel Tempest, c'è Lilia con la sua ultimate, ci va bene, ci sta. Ma Graves in questo momento non è né zuppa né pampagnato. Cioè, di solito Graves riesce è quasi a essere un killer, cioè sembra quasi, guarda cazzo, non so che cosa prendere, boh, prendo Graves. Sì, di solito Graves è quel campione che tu dici, ok, fa abbastanza danni e tanca abbastanza. Qui non fa né uno né l'altro. Quindi questo è un grosso problema. Quando è in meta e lo vedi che è forte, sì, le fa entrambi bene. Quando è così, no. Addirittura pensi che sia stato un pick scelto dal giocatore stesso, che l'abbia proposto al coach magari perché è un comfort pick? Può essere. Perché magari ha visto, non ricordo bene la draft, però magari hanno visto lì sì, ho detto ok, prendetemi Greaves e Blue Side e andiamo così. Ma non ha funzionato. Un altro pick che vorrei aggiungere è buono contro Lee Sin è Rek'Sai. Anche Rek'Sai è forte è contro Lee Sin. Forse andava anche meglio. Il problema poi qual è? Che è un po' sparita. Malphite non sta più vivendo. Rek'Sai non lo stiamo più vivendo come prima. Un po' strano. Ma sai cosa, Rek'Sai dall'uscita dei nuovi oggetti, Rek'Sai è stata buildata più come assassina. Quindi sì, come tale non viene giocata, perché gli assassini sono oggetti per gli AD carry. Gli assassini devono buildare Bruiser. Se non funziona Bruiser, bravissimo. Poi tra l'altro ho subito varie modifiche, anche Legge of Night, Legge of Night ha avuto diverse modifiche ed è un item importantissimo su Rek'Sai. Devo sapere una cosa, questa qua andiamo sulla Gold Efficiency, Black Cleaver e Edge of Night spesso vengono messe sullo stesso piano per buildare danno ma resistere un po', sì. Perché dico questo? Perché mentre tu con la Black Cleaver vai a buildare HP, l'Edge of Night ti para un colpo, grazie allo shield. Esatto. Quello si può trasmutare in HP anche. Quindi se ad esempio la Black Cleaver ti dà, non mi ricordo precisamente, quanto è che gli dà, 400 HP, con l'Edge of Night puoi anche andare a parare una skill importante che magari te ne toglie 600. Quindi la Gold Efficiency dell'Edge of Night sale. In più la Black Cleaver non va bene con Rek'Sai, per questo si va a preferire l'Edge of Night, perché Rek'Sai ti applica il SQ attacchi base e poi il morso, il suo morso finale, che è diciamo, la mossa prima della sua ultimate, è True Damage. Sì. Quindi essendo True Damage non va ad applicare le stack di armor distrutta dalla Black Cleaver. Capito? Quindi tu vai a prendere Legge of Night su Rek'Sai perché funziona meglio con la parata della skill e il danno non viene sprecato perché hai letality e il true damage va tranquillamente, non vai a togliere l'armor e poi fai true damage, è una cosa stupida, e in più vai ad applicare letality anche con la sua ultimate, quindi è molto meglio. Questo nerf l'ha portata indietro, poi ovviamente tutto il meta circostante l'ha portata indietro e quindi magari per questo tutto questo discorso, magari per questo hanno selezionato Graves come risposta. Ma a me senti, non piace. Ma visto che siamo nel intanto mezzo stavamo assassini. Vedendo comunque sì? Intanto stavamo vedendo quanto è carina e interattiva Lilia con il Conqueror, sì, che sta lì e viene chasata da 4 persone per 20 minuti di partita, non muore, si cura e corre. Io spero che nelle season a venire
la Riot locchi gli oggetti. Cioè, il Gold Drinker lo può comprare solo questa categoria. Questa cosa non succederà mai. Tiana non lo può comprare il Gold Drinker. Secondo me aiuterebbe molto il bilanciamento. Ma non ci sarà mai, te lo spiego. Sai cos'è che dice la Riot? Noi vogliamo creare gli oggetti così uno può scegliere come buildarli. No, stronza. Tu vuoi buildare gli oggetti così uno è broken e tutti quanti sono costretti a usarlo e non c'è più divertimento, perché non è più io buildo quello che voglio e che mi serve nel meta. No, io buildo per forza quello che è broken, come era prima per l'Eclissi e ora mo per il Gold Drinker, che l'hanno toccato tra virgolette, gli hanno messo 8 Omnivamp, maledizione. Oppure quando la Gale Force c'aveva 3 secondi di cooldown. Ma cosa stai facendo? Ti do uno schiaffo al rovescio, ti do. Tutti per forza la Gale Force hanno dovuto buildare. Per forza, un dash gratis una di carry. Poi gli mettiamo un'ora e mezza di cooldown. Non si può più usare. Tutti shield bow. Tutti avete visto lo sfogo mattutino di Revivage su Riot Games? Grazie per averci ascoltato. No, perché questa qua è incoerenza. A me come fa bene, per l'amor di Dio, se tu vuoi creare tante scelte, ma poi me le devi saper gestire. Perché se io vedo, mannaggia la miseria, Qiyana, Gold Drinker, Kindle Gem da Tarzan, unico vero Dio, è un problema questo. Perché Qiyana non deve buildare quello e workare meglio della build assassin. È orribile come cosa. È orribile. E Miss Fortune con primo oggetto Yomu. Già miseria. Miss Fortune Yomu. Ma si può vedere una cosa del genere? Allora, Miss Fortune Yomu si è già vista in passato. In realtà è antichissima come cosa. Esatto. È molto è antichissima, forte. Però capisco che magari oggi ci sono però oggetti più efficienti su quelle. Scusate per la paroraccia, ma vi dovevo sfogare. No, giusto, ci sta ogni tanto liberatorio. Sì, ci sta, ci mancherebbe. Ma Revel, io volevo chiederti una cosa, però, ma visto che siamo nel meta degli assassin, e visto che abbiamo proprio perks, ma prima o poi un bello Yasuo. Avevo preso dei dati. No, e non voglio mid laner. Io infatti non lo so giocare, ma impazzisco per Yasuo, vi giuro. Come concept, cioè da quando è uscito. L'ho giocato tantissimo, ma non sono mai imparato. Non ho mai imparato a usarlo. Però, allora, però mi piace un casino anche vederlo. Il problema di Yasuo è che ha un setup di laning phase aggressivo. Ma è melee. E non è escape. Là è, tu dici, ho capito, ma non è che c'è la figlia dei minion avversari che ti porta nella tua torre. Capito? Non è che ha tipo LeBron che fa il dash e va sotto torre. No. Esatto. Yeah. Il problema cos'è? Tu ti porti a fare gli attacchi base, la Q sulla wave, e sei costretto a dashare. Quindi distruggi l'aggro della wave che è even. Usi la Q che è a raggio, quindi porti automaticamente a pushare. Ti porti automaticamente a pushare con un campione melee. Questo può essere facilmente punibile da gank. Esatto. E in più non hai dash per scappare. In più. A meno che non si decida di buildare un bel Gold Drinker su Yasuo. No, questo no. Purtroppo Yasuo ha la passiva più broken del gioco, che le permette tranquillamente di avere Shield Bow e Infinity Edge, e sta a posto. Comunque il punto è, quando si arriva a questi livelli, ok, Yasuo mi offre A, B e C Deogevo. Andrea, scusami un attimo. Andrea, nel frattempo mettiamo Cloud9 contro Galatasaray, che abbiamo comunque sempre perso, visto che ne stiamo parlando anche di un eventuale suo Yasuo, così poi dopo iniziamo a parlarne. Vai. Dicevo, il problema di Yasuo è che Yasuo ti offre A, B e C, ma arrivati a questo punto la gente si domanda: c'è qualcuno che oltre A, B e C mi può offrire anche la D? Il fratello esatto. Oltre a fare quello che fa Yasuo, può fare anche altro. Ma okay? Paradossalmente anche lo stesso Tryndamere che stiamo vedendo in questo momento nelle mani di Perz, cioè è
fa più o meno cose simili a Yasuo. Bravissimo. Però almeno ti dà la possibilità di scegliere se il dash utilizzarlo per andare aggressivo o per scappare, mentre Yasuo è lì, sei obbligato, se lo vuoi usare puoi andare solo in aggressivo. Come diceva la mia professoressa, ti sei risposto da solo, ecco. Di bella, ti sei risposto da solo, io ti ho solo dato le prime informazioni. Bravo Dogino, è stata aperta. Grazie. E impari in fretta, vedi, dopo 10 anni che seguo LOL qualcosa la capisco anch'io forse, dai. Un'altra cosa, Jarvan, sì? È buono contro Lee Sin, certo. Non l'abbiamo visto così tanto però. Troppo poco, vero? È che, però diceva ad esempio Giunetti prima che magari Jarvan, che qua stiamo vedendo, più che contro Xin lo prendi magari perché vuoi limitare Misfortune. Vero? Sì. Tra l'altro top c'è cioè laner, non vedevamo Jarvan laner da non lo so. Ecco, il problema di Jarvan laner è il mana che ne spreca davvero tanto. Infatti vedi c'ha le pozioni ricaricabili, ha bisogno di rimanere in lane, ha questa grande sofferenza. Infatti, però ha subito dei buff. Ha subito dei buff Jarvan ultimamente. Shield migliore, lo shield anche meglio. E questa parte. Ma tra l'altro c'era un periodo, io mi ricordo, in cui si usava. Ora non mi ricordo se era 4-5 anni fa, giuro, non mi sto ricordando. Ma si usava Jarvan anche in mid lane e top lane. Perché comunque top aveva dei danni pazzeschi. Sì, top lane, sì, io ricordavo Whip con Jarvan, non lo so perché c'è questo ricordo. Forse anche Whip, non mi sto ricordando, ma comunque 4-5 anni fa succedeva. Mi ricordavo, sì. Era spuntato in. In solo lane, così non dico a caso, ovviamente, però era spuntato. Tu, se vuoi gestire i laner che classico non devono fare i laner, quello. Se tu devi gestire i laner che non devono fare i laner come Jarvan o Graves, li togli il mana. Li togli il mana. E infatti, che cosa ha fatto Riot su Amumu? Hai studiato il gemo? No, non l'ho studiato. Ha aumentato il costo del mana della Q di Amumu. Quindi, dopo 4Q, non ha più mana. Esatto. Invece prima ne poteva fare 705. Tanto ne basta il numero una. Esatto. 705. Sì, questo sì, è vero. La sua forza è che viene usato in bot support, perché comunque gliene bastano due. Ma il fatto è che se sbaglia sei un minion, certo. Rimani così fermo. Sì. Non puoi attaccare i minion, non puoi controtradare. Se sbagli vieni... Questo si chiama counterplay. Se sbagli può essere punito. Invece a Mumu no, sbagliava, ci riprovo. E invece no, capito? Ora, se sbagli No, però effettivamente a Mumu da questo punto di vista, cioè, ha solo Q. Poi amplifica il danno, ovviamente. Però in bot lane, cioè, se prova ad avvicinarsi, non è che dici non ha escape, quindi no, se prova ad avvicinarsi può essere punito contro gli altri. E deve scappare, può fare 1 contro 9. Ah, questo è quello. Quello è stato l'inizio season, e ancora me lo ricordo. Mumu Conqueror con l'abbraccio serafico. No, con. Com'era? Sì. Il Sunfire. E quell'oggetto AP. Che si faceva il Baron a 20 minuti da solo. No. Facciamo gli oggetti per fare una scelta libera. Sì, la scelta libera. Sì. Sunfire. Come il Kemptank con Hecarim e Udyr. Uguale. Ricordo di vedere lo stream, stavo guardando lo stream di Selfmade che stava lì e rideva, fermo davanti al Baron a cuocerlo sui fornelli e rideva, bello. Allora, vabbè, qui Leona distrutta da pick di Thresh. Zeriel è buono come safe pick, quindi può andare bene contro... E Zeriel vedo che è il pick che va bene in tutte le salse. E Zeriel va bene in tutte le salse, sì, perché è tornato, il problema di Zeriel... Te lo dico io prima... È che vedendo un sacco di pick AD, Ezreal che può buildare il Frozen Heart è molto forte. Bravissimo. Grazie. Comunque puoi decidere. Certo, sì. No, io quindi fai down e tanti. L'unico problema di Ezreal è che è estremamente safe, è vero. Molto e quindi, quindi puoi anche buildare un support che roma e sei tranquillo, come Bard ad esempio, o Leona. Infatti in questo game abbiamo Leona. Ma non lo puoi far spiccare come Misfortune perché è punibile. E questa cosa è molto importante. Da casa nella seconda rotazione, diciamo. È Vayne. Intendo dopo la seconda, il secondo ban. È Vayne. Quindi se tu first pick o vuoi prendere Ezreal primo pick, ti prendono Vayne. Io sono safe. È Vayne, io scalo e hai perso il game.
ma credo anche gente come Kaisa, per esempio. Sì, sì, esatto, anche quello. Viene tranquillamente eliminato abbastanza in fretta, ma anche come Kaisa anche di più. Sì. Mi sa che viene meglio come Eh no, perché Kaisa ha anche wave clear in confronto a Ezreal. Anche. Può ma il problema è che tu non il punto è Ezreal vuole stare safe e farmare i fatti suoi, quindi non andrà aggro. Invece con Vayne tu lo costringi ad andare aggro, perché se non va aggro, non prende vantaggio, Vayne ti spacca. E che succede se Ezreal va aggro? Apre opportunità per ucciderlo. Lo chiudi a tenaglia. Qualsiasi cosa fa, è una lose-lose. Qualsiasi cosa fa, perde. Il mio Ezreal la vince contro tutte le Vayne. Vabbè, contro le Vayne Silver. Non contro la Vayne di Reckless. No. Né contro la Vayne di Yuzi. No, vabbè, sto scherzando. Ovviamente. O quella di Gala. Poi Gala ci ha fatto vedere l'eredità lasciata da Yuzi con la sua Vayne. Ma. Allora, mancano 5 minuti praticamente alla fine della trasmissione. Direi che è arrivato il momento di fare i pronostici. Di fare i pick'em, sì, i nostri pick'em che avremo disponibili solamente domenica, se non erro. Sì, esatto, ricordatevi di farli, mi raccomando. Ricordatevi di fare i pick'em perché saranno disponibili solamente domenica e poi mai più. E poi mai, quest'anno abbiamo solo un giorno, chiaro. Che poi la soluzione finale, come ho detto anche io nel mio ultimo video, è eliminare sto cavolo di play-in che non serve a niente e che rompe. No. E che soprattutto, no, non è meritocratico. Perché no, non è giusto avere ancora questa divisione fra major e minor region. Esatto. È giusto, cioè la differenza tra major e region deve essere solamente nel numero di squadre che tu porti al mondiale. Ma non che alcune hanno più dignità e partono dopo, alcune altre hanno meno dignità e partono prima. Anche se vedere gli infiniti contro i Tammonchia non so se mi sarebbe piaciuto come spettacolo, sai? Perché no? Cioè, nel senso che magari non sarebbe piaciuto come spettacolo, però aiuta anche le squadre delle. Cioè, perché così col play-in se la giocano solo fra di loro. È vero. Giocandosela solo fra di loro non le aiuta a crescere. Invece quelle volte che giocano magari anche due volte, perché poi nel giro giocano due volte, aiuta tantissimo. Cioè non cambierebbe nemmeno tanto a livello di schedule, anzi comunque hai praticamente un perché il girone puoi farlo a 24 squadre, quindi hai 6 gironi da 4, puoi farlo a 32, vuoi allargare ancora di più lo puoi fare a 32, ma puoi anche diminuire, puoi farlo a 16, a 20 squadre. Anche perché, detto sinceramente, il quarto seed di Cina e Corea per me può anche rimanere dove sta, cioè in Cina e Corea. Ma non ha tanto senso. Abbiamo il terzo seed NA ormai. Cioè, è lì che deve cambiare qualcosa. E su quell'aspetto, secondo me, da questo punto di vista, molte cose devono cambiare. Intanto, credo che cambierà. Intanto, io devo chiedere scusa a Rowe, che è passato dalla chat. Io non l'ho visto perché aveva schermo intero gli highlights. Quindi ti chiedo scusa e grazie per essere passato. E grazie per la bella gente tutta insieme. So che ti riferivi a loro due, ma grazie lo stesso. Non è vero, si dice. Allora, andiamo. Questi pick'em. Allora. Li facciamo su tier maker come al solito. Sì, certo. Che non è non è in senso di tier list, ma ovviamente per andare a sistemare il tutto. Esatto. Allora, gruppo A. Sappiamo che nel gruppo A ci sono Damwon, FunPlus Phoenix, Rogue e poi dovrebbero esserci i Cloud9. Sì, se si qualificano sia Humalife che Cloud9, Cloud9 vanno automaticamente nel gruppo A. Diamo per scontato che ci siano i Cloud9. Perfetto. Quindi, come li facciamo questa classifica? Per me esattamente così com'è. Damwonkia, FunPlus Phoenix, Rogue e Cloud9. Guarda, sono indeciso solo su Damwonkia, FunPlus Phoenix. Però I FunPlus Phoenix possono perdere uno o due game contro Rogue o C9, sicuramente. Credo di me no, secondo me no, secondo me li stompano. No. Dai così fiducia ai. Secondo me, allora, secondo me Damwonkia e FunPlus Phoenix fanno 1-1 fra di loro. Ok. Ma i FunPlus Phoenix perdono un ulteriore game, uno, che sia o contro Rogue o contro Cloud9. Cioè, l'idea è che i Damwonkia finiscono 5-1, FunPlus Phoenix 4-2, Rogue
3-3-2-4 e okay. Cloud9 1-5. Il 2-4 mi sembra abbastanza complicato. Anch'io, ma io mi chiedo l'1-5 contro quindi chi. Quindi tu i Damon li metti sopra i Fanblast Phoenix? In questo momento sì. Ah, ok, cioè, ok. Io dico, la mia indecisione può essere solo questa. Chi sta sopra, ma ora come ora ti direi Damon Kia sopra Fanblast Phoenix. E tu, Revi, okay, che ne pensi? Io metterei i Damon e Fanblast Phoenix più o meno allo stesso livello. Okay. Sempre con i rogue non terzi, dico, quindi. Attenzione, non voglio dire che quello che hai detto dicevo è sbagliato, per l'amor di Dio, non dovete levare. No, no, ci mancherebbe. Ma li metterei allo stesso livello, i rogue e Cloud9 li puoi anche far uscire dalla no. Sotto, sì sì. Quindi non farete dei pick. Sono d'accordo sull'1-1, Fanblast Phoenix Damwon si scambieranno un game. Però per il resto Fanblast Phoenix vince contro tutti gli altri. Mi sta dicendo che non farete dei pick'em che sognano. Dei pick'em spicy? Ah, no, dei pick'em che dobbiamo sognano. Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. Sono molto, mi chiedo molto, che ce ne frega dei pick'em molto, spicy. Molto realista. Va bene, allora sì, niente, sì. Io mi aspettavo qualcuno mi dicesse ma io voglio mettere i rogue secondi perché ci credo. Non no, ci crede nessuno. No, io non ci credo. No, no. Neanche loro ci credo. Neanche loro ci credo. Gruppo 2. Allora, gruppo 2, qui gruppo se B. Tutto va come dovrebbe, è l'unico gruppo in cui potranno andare gli FM. Esatto. Ma qui te la faccio, la take pazzesca. Qua ti dico IDG, 100 Thieves, T1 e DFM. Ah, cioè secondo te gli 100 Thieves passano il girone contro i T1 che qua me la voglio giocare. Buttano fuori qua un team coreano. Qua me la voglio giocare. Sì. Qua gli 100 Thieves fanno il po'. Perché i T1 perdono entrambi i game, cioè gli ADG qua secondo me fanno 6-0. Sì. No, 5-1? No. Ma non credo, 6-0. Ammutiscono e perdono un game. Sì, T1. 6-0, diciamolo. Se lo perdono, lo perdono contro i T1. Esatto. Diciamo. Ma gli 100 Thieves secondo me, per il gioco che hanno, se poi si mantengono il gioco che hanno, può essere che questo mese si è scazzato qualcosa, ovviamente questo non possiamo sapere. Per il gioco che hanno, vedo gli 100 Thieves che vincono, fanno 1-1 con i T1 e poi vincono il tiebreak. E tu, Revil? Ragazzi, io vi devo abbandonare 30 secondi perché ho il corriere sotto. Arrivo subito! Vai, vai, vai. Intanto lo facciamo fare a Revil. Sono realista, quindi. Quindi no. Gli 100 Thieves secondi, no. T1, no, sono... T1 a secondo posto. Under Thieves va bene terzo e l'ultimo lo lasci tutto. Sì. Io invece te li faccio così, America al posto suo. No no, senti, qualcosa la possono uscire dal cappello. Io sono Thieves, abbastanza sono convinto che l'America riuscirà a vincere un game contro i detonesi, contro i giapponesi, sì. Secondo me. Poi DFM, non mi veniva la parola. Quindi sarà che giocano diversamente dalle altre squadre nordamericane, sono di un livello completamente diverso, tutto quanto, però... Ho visto il bracciale, Hai visto il bracciale? Sì. Parliamo dopo del bracciale. dentro c'è scritto Reckless. No, c'è scritto Revil Vage dentro. Che cosa dovrebbe esserci scritto? Assistant coach di Yamato Cannon. Perché stanno anche bene io. Yamato Revil. Ma sai quante cose impareresti un giorno lì dentro? Innanzitutto cominceresti a parlare nel modo più sexy possibile del mondo. E questo come è poco. Magari. Come Yamato. E quanti ragazzi conquisti con quella voce. Mamma mia. Ragazzi e ragazze. Vai in giro per il mondo a fare hello gentlemen. Un secondo sei andato via, Deugemo, stiamo già diventando omosessuali. E non ci sente ancora. Non male, la cosa più bella del mondo. Senti, quindi ma tu la stai guardando la chat? Io non... No, aspetta, l'ho persa. Vediamo. Che dice la chat? Ragazzi, secondo voi allora?
quando i Thieves ci regalarono grosse emozioni o andarono al baretto per via dei giapponesi. Fatecelo sapere, Kindred, mio caro, fammi sapere, anche se so che aspetti le nostre prediction per fare i tuoi pick'em, come un po' tutti. Sappi che l'altro giorno sono stato invitato in una chat di gruppo. Mi hanno aggiunto a questa chat di gruppo e fanno... leggo il nome pick'em. Messaggio di quattro persone dentro questa chat e mi fanno: allora, che dobbiamo mettere? Ragazzi, ancora non le hanno aperte. Ma sì, ma tu dimmi già. Vabbè, ok. Vi ho spiegato un po' la situazione. Cosa fa... mi raccomando, fammi vincere la skin. Vabbè, sì, certo. Almeno le icone. Quindi se sbagliamo, è colpa di Revil. Per forza. Vabbè, è sempre colpa mia, sono il jungler. Esatto. Adesso, mentre che arriva, noi passiamo al gruppo C. Tu ti ricordi i componenti del gruppo C? No. Ok. I componenti del gruppo C sono Fnatic, okay. Royal Never Give Up. Ok. Probabilmente Yanhua. Sì, Yanhua Life, se passano tutto quanto. E mi sto dimenticando. Ah, e i PSG. Ok. Quindi, PSG ultimi. PSG ultimi. Di cattiveria, sì. Strappano qualche game per l'amor di Dio. Ma ok, mi fai vedere gli altri. Abbiamo detto Fnatic. Che io abbiamo devo vedere? Sono Fnatic. Abbiamo i Royal Never Give Up. Never Give Up. E abbiamo gli Awa Life. Sì. Allora, gli Awa terzi. Facile questo. Forse gli Awa e i Parisi possono swappare. Ah, va bene lo stesso, tanto poco importa. Sì, va bene. Invece, gli RNG e i Fnatic possono regalarci emozioni. Allora, sicuramente i blocchi 1 e 2 sono quelli. Sì. Sono poco ma sicuro. Però possono intercambiare le squadre. Io credo che sia un gruppo molto ostico per chiunque, sì. Per qualsiasi squadra sia un gruppo molto ostico, perché ogni squadra ne ha da dire. Cioè, per dirti, vabbè, gli Awa sono gli Awa, però capace che gli Awa un giorno decidano: ehi, ciò, vi senti, ti andrebbe di vincere un paio di partite? E lui fa: ah, ok, va bene, giustamente, siamo ai mondiali, sarebbe il caso. Ah, e sì. Quindi può rubare una partita a chiunque. Sì. I Paris Saint-Germain, cioè, comunque anche loro possono dire la loro. Sì, ma per quanto possono dire la loro, non possono dire quanto gli RNG e i Fnatic, secondo me. Però i Fnatic hanno il coin flip jungle per eccellenza. Sì, e infatti questo è un problema dei Fnatic che vorrei portare alla luce, soprattutto che sei fanboy dei Fnatic, non hanno tanti pick come gli altri. Innanzitutto io sono tifoso, non fanboy. Cus. Ecco, specifichiamo. Invece forse mettere gli RNG prima, perché i Fnatic hanno problemi di pick e draft. Devono prendere quelli. Non so se mi sono spiegato. Devono prendere quelli, perché secondo te tu in questo periodo in bootcamp, in Islanda, allenamenti, non hanno allenato niente di nuovo. Forse l'hanno fatto, ma non so se hanno ricevuto lo stesso risultato degli altri. Indubbiamente. Vabbè, questo lo vedremo. Tanto adesso mi sfugge il giorno, ma lo controllo subito. I Pick'em, sì, Pick'em, la fase dei play-in finisce il 9 e lunedì iniziano i gruppi. Okay. Quindi ne sapremo di più. Quindi tu metti i Royal Never Give Up al primo posto. Penso che forse, guarda, switchere i pari con gli Awa. Non mi stanno simpatici gli Awa, lo devo dire. Neanche a me. Sì, sì. Quindi è switchato, scusami. Ho switchato. Io farei così, dai. Facciamo... Tu faresti così. A me farebbe molto piacere vedere gli Awa Life all'ultima posizione. Perché? Perché sì, perché già sono tanti. Cioè, ci sono tante squadre coreane e cinesi. Scremiamo. Va bene. Allora, è tornato Drugemo. Sì.
Sì, scusatemi, che in realtà il corriere poi è andata velocissimo, ma ho avuto il vicino di casa che mi ha piantato lì. Io cercavo di scappare, ha detto, no, devi guardare, guarda, qua c'è... Vabbè, dove siamo arrivati? Siamo arrivati, come adesso la regia ti farà vedere, al gruppo C. Gruppo Perfetto, C. Gruppo C. Allora, per me Fnatic primi. Questa proprio... Ah, avete fatto RNG primi. No, lui l'ha fatto, io ancora non ho detto niente. No, stavolta Fnatic primi. Per me Fnatic primi, RNG, Unwalife e PSG. Bene, ha invertito tutto ciò che diceva Revil, anche se alla fine si sa che sono quei due a uscire e quei due a passare, però tu hai invertito l'ordine. Praticamente sì, esatto. Infatti io ho detto i due blocchi sono quelli, i primi, secondo, terzo e quarto. Solo che ci potrebbero essere degli scambi tra le squadre. Esatto. Che ci comunque sta, puoi sbagliarli i due blocchi nei pick, ma sono tutti punti persi, anche se passano sempre quelli. No, però prendi i punti su chi indovini che viene eliminato e chi va fuori. Esatto. Ne prendi di più ovviamente se indovini la posizione esatta, però li prendi comunque anche. Perché Fnatic Super NG, DG? Ma avanti, dai. Perché gli RNG non li vedo così arrembanti come li ho visti, anche mentalmente, come li ho visti, li abbiamo visti allo Spring, all'MSI, al Summer è andata veramente male. E mentre i Fnatic per me in questo momento sono sulla cresta dell'onda, stanno viaggiando, quelli sono su un altro pianeta, possono piccare qualsiasi cosa e... Questi non sono d'accordo, DJ Mungo, qua proprio lui stesso ha detto i Fnatic hanno i pick limitati, secondo lui non ha messo un limitato su questo punto di vista, a differenza degli altri team. Potrei sbagliarmi, ragazzi, lo devo ammettere, potrei sbagliarmi, ma secondo bisogna me bisogna anche vedere, c'è il discorso anche che è tutto un meta nuovo, quindi bisogna andare a vedere poi ogni volta in volta come meta di Bruisers AD. Hello, esatto, hey madam. Dai, andiamo al gruppo D, facciamo veloce, non per me ma perché così giustamente ci andiamo a vedere. Tutti il mondiale. Vabbè, ovviamente primo è l'NG. Scherzando, che vi sparate. Allora, per me Mad Lions. Oh, io questo volevo sentire. E sono completamente d'accordo. E poi mi metto Gentile. Ma prima i Fnatic, prima e mo i Mad. Stiamo sfociando. Ma proprio. Ma siamo pazzi. Questo è l'anno dell'Europa. Ma Mad proprio. No. LNG. Ah. Ma... Team Liquid e Gen G. Non esageriamo adesso. Va bene. Non esageriamo. Il terzo posto di Liquid. Sta messa come Mussolini, tutto al contrario. Team Liquid. Allora, Liquid. Sta messa al contrario come Mussolini, dai. Team Liquid è al terzo posto. Il terzo posto è loro. Perché quando vanno al mondiale i Liquid fanno sempre terzo posto. Mi permetta, è un disastro. Noi queste cose non le possiamo dire, devi capire che non è la mia classifica. Di chi è quella classifica? Un disastro. Questa è la tua classifica. No. Hai detto Team Liquid Mad terzo posto. Mad Lions, LNG, Liquid e Gen.G. E che... Ma come? E questa è. È morto Vischio, non lo vedo più. Ah, ora si vede. E mica l'ho cambiata. Allora l'ha cambiata. Ti devi giustificare come quando non fai l'interrogazione col puntino a scuola, Deogemo. Giusto. Hai 10 minuti, 20 minuti, tutto quello che vuoi che ti do, vai. Due minuti a te per dirmi quello che pensi tu del pick, che poi dobbiamo chiedere che siamo in ritardissimo. Mamma mia, gli extra ci devono dare. Non fa niente. Allora, Gen.G primo. Gen.G primo. Sì, proprio, ma non esiste. Scatti. LNG secondi. E non dico LNG primi, perché sennò poi sarebbe troppo scontato nel mio fanboismo. E Mad Lion Team Liquid. Ok. Oh, guarda! Forse i Mad Lion ci potrebbero stupire e quindi swappare, vincere qualcosa e Gen.G perdere. Non lo metto in dubbio. Ma i primi Gen.G, Sì.
forse ho detto una caponata. Ma gli LNG troppo tardi. Gli LNG a secondo passo. Ma cioè, tu hai detto in mezzo a primo. GG ultimi. Ma gli LNG. A me la cosa che interessa è l'LNG secondo. Almeno tu quello. Sai che. E quello, su quello siamo d'accordo. Almeno quello. Io solo quello voglio. Io solo quello. Io sono d'accordo, per me, Mad Lions. Io solo quello voglio. Io solo quello voglio. Sono convinti, hanno la convinzione e la consapevolezza dei propri mezzi, sanno di essere un team forte. Forte. E che team? Sì, esatto. Io voglio essere. Vedere i down one contro gli NG, devo stare con il blocchetto così. Addirittura. Sì. Ci sta. Sì, sarà, io voglio vedere, quindi allora, riesco a andare a fuoco, va bene. Siamo in ritardo, la partita è iniziata da 25 secondi. Quindi direi che possiamo salutare. Ovviamente ringrazio chi è stato con me oggi. Qui abbiamo Andrea, il nostro Vischio, Andrea Puzzao, Emanuele Di Vella, Revilvage. È stato un piacere chiacchierare e azzuffarci tra di noi. Lo faremo anche settimana prossima. Vi ricordo ovviamente settimana prossima torniamo di nuovo, sempre di venerdì, ma dalle 11 alle 13, e saremo in mezzo ai gruppi, saremo in mezzo ai gironi, quindi già sapremo tantissimo, praticamente esatto, avremo già assaggiato la crema vera, quella più buona di questo mondiale, saremo anche con le mani la nella fiesta. Marmellata, esatto, se speriamo, e vedremo chi è che troveremo tra l'altro, chi è che troveremo tra l'altro in questa in questi gruppi. Emanuele, Andrea, grazie mille, da parte mia è tutto, vi un lascio piacere. Concludere. Grazie Francesco, grazie mille. Io, come ha appena fatto lui, vi rinnovo l'invito a tornare con noi venerdì prossimo. L'ospite di venerdì prossimo, infatti, sarà l'ex giocatore del Royal Never Give Up, Uzi. Non è vero. Non lo dire che non è vero. Rumor, allora, rumor, rumor di mercato. È rumor, quindi è rumor, lo pare dire, che ci sia Uzi a Roma. Questo non esclude il fatto però che sia c'era Jankos a Milano. Esatto. Se l'ha perso. C'era Jankos a Milano. Lo sapremo forse la prossima settimana. Chissà, magari fa una cavatina. Boh, chissà. Vabbè ragazzi, allora noi ci vediamo settimana prossima. Aspetta, perché noi la prossima settimana sapremo anche. Ma si sa già chi viene. Dove andrà Reckless in Nord America? Ma insomma, settimana prossima. Ah, è vero! Guarda che se ne stava andando senza dirci vedremo. Non ce l'ho detto. Attenta a quello che ti è arrivato a casa, te l'ho inviato io. Ma allora, ve lo dico. Attento, devo dire. Reckless andrà a. Ok. Perfetto. Fatto cari specializzati nel labiale, potete farlo, perché l'ha detto veramente, la notizia era quella. Poi andate. Mi ha detto cose banalissime, dopo che ti distruggono il canale. E i miei cugini piccini picciò sono andati in Francia. Bene. Oh, finalmente è tornata una coppia fantastica. Lucien Brome, perfetto. No, era già tornata. L'abbiamo già vista anche ieri. Sì, per dire, cioè sta tornando, nel senso, con più convinzione. Ma sappiamo già l'ospite della settimana prossima o no? Chiedo. No, ancora. No, ok. Poi venerdì mattina ve lo dico. Detto ciò, io ringrazio Reckless in Italia. No. Ringrazio Mattia dalla regia, che tutto vede, tutto tocca. Ringrazio il generale Nicolò Masini. Ringrazio Giulio Gessi, il direttore della datanews.sport. E ringrazio voi per essere stati con noi questa mattina. E spero che ci sarete anche la settimana prossima. Io vi ricordo, oltre alla settimana prossima, che lunedì sarà MMA Slancio, il nostro approfondimento sull'MMA. Potete digitare schedule in chat, punto esclamativo schedule, per avere tutti gli appuntamenti della settimana, per non perdervi tutte le vostre live preferite. Vi ricordo anche di lasciare un cuoricino per continuare a seguirci. Inoltre, questo non è in programmazione perché non è stato ancora messo, ma ci ritrovate stasera. Non mi va di sponsorizzarlo perché farò una figuraccia ci ritrovate stasera a me e Revilvage per l'appuntamento del Clash Open Amateur Showdown. Insomma, c'è la Delta Esport Academy, noi guarderemo la partita, ne parleremo, la commenteremo, lui casterà, io lo insulterò un po' e farò un po' di tifo, insomma, niente di che. Quindi, ma sarai un caster parziale tu quest'anno? Sarò un caster completamente imparziale, come testimoniato dalla mia sciarpa.
completamente imparziale. E niente, vi aspetto. Grazie ancora per essere stati con noi. Alla prossima. Vi aspetto. Ciao, ragazzi. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!